Allora, buonasera, buon pomeriggio a tutti e a tutti. È con vero piacere che vi do il benvenuto a questa 53esima edizione dell'incontro nazionale di studi. In un incontro nazionale in cui abbiamo scelto praticamente un inno alla bellezza, come avete visto dal titolo che abbiamo dato quest'anno, la prima cosa che mi viene da dire è veramente bella è vedervi di presenza, davvero è una cosa molto molto bella. Grazie, grazie. Un saluto agli ospiti della sala, alcuni ci stanno raggiungendo, che presenteremo naturalmente meglio nel corso di questo pomeriggio. Un saluto a chi ha scelto di partecipare in presenza a questa iniziativa e chi invece ha scelto di seguire via streaming. Vi ricordo che per coloro che volessero seguire a distanza basta collegarsi al sito delle ACLI o alla pagina Facebook. Un saluto, lasciatemelo fare, non formale alla comunità di Corviale che ci ha ospitato, dove non a caso abbiamo voluto dare inizio a questi 3 giorni di lavoro. Due parole soltanto introduttive, poi passeremo ai saluti istituzionali, saluto anche il Presidente Zingaretti che intanto ci ha raggiunti. Quindi, stavo dicendo, è la bellezza che abbiamo affidato alla riflessione. Benvenuto, benvenuto. Alla riflessione del nostro incontro nazionale di studi. Per gli esseri umani, come sappiamo, da sempre la bellezza indica in qualche modo la qualità di ciò che ha una perfezione estetica, un'armonia di forme che suscita ammirazione e in qualche modo anche contemplazione. Ma nello stesso tempo, come sappiamo, rappresenta anche il concetto di buono e di giusto. E nei nostri giorni, però, questo doppio significato sembra aver subito una separazione, lì dove al principio c'era unione, non sorprende infatti che la parola estetica comprende anche quella etica. In questo senso la bellezza deve riapproparsi del suo significato onnicomprensivo, secondo noi. Il bello e il bene sono sempre indissolubilmente legati e in qualche modo così vanno rappresentati. A ben pensare, in un'unità che deve essere armonica e capace in qualche modo di ricomporre quell'apparente caos che si è creato anche in seguito della pandemia. E di scompiglio ne abbiamo vissuto molto nel corso degli ultimi 18 mesi. La pandemia ci ha colto di sorpresa tutti. Molte persone hanno perso i loro cari. Singolarmente abbiamo dovuto fare a meno delle relazioni della nostra quotidianità fatta anche di piccole ma belle cose. Le comunità locali, nonché per la prima volta quella globale, hanno dovuto affrontare una crisi sanitaria che non avevamo mai conosciuto in passato. È per questo che abbiamo voluto, buonasera onorevole Tabacci, benvenuto, abbiamo voluto riflettere sulla bellezza appunto come principio orientativo di una ripartenza in qualche modo, di una ripartenza capace di ricreare relazioni di senso nelle piccole comunità come nelle grandi comunità, del lavoro buono e giusto come vedremo nel corso della giornata di dopodomani, è un futuro in cui, vogliamo dirlo subito, i diritti umani siano ancora il punto di partenza di ogni proposta e misura della politica. È in questo quadro che il nostro incontro di studi è diviso per tutte e tre le giornate. Quindi bellezza e comunità. Oggi affronteremo proprio il tema della bellezza e della comunità, collegato appunto alla comunità che ci ospita, molte delle quali, come sapete, le nostre comunità sono state nel corso degli ultimi anni ferite e frammentate, si devono oggi misurare con il tema della povertà. Ecco, durante la pandemia le relazioni umane sono state messe a dura prova, non c'è dubbio, e soprattutto i giovani sono stati maggiormente derubati della loro cresticità e della loro socialità. Ecco perché le persone devono ritrovare la forza di riabituarsi ai legami sociali, riprenderli, in qualche modo di ricomporli di dove si erano rotti, tessendo relazioni dotate di due cose, di senso e di bellezza. Ciò affinché le stesse comunità ferite ritrovino il senso di una ripartenza. Pensiamo, soprattutto in questa fase, che siano proprio le organizzazioni della società civile, come le ACLI, che possono giocare un ruolo fondamentale nel ricreare quelle forme e quelle relazioni messe a rischio proprio dalla pandemia. Ecco perché in questa giornata ci concentreremo sui legami che la comunità di Corviale ha saputo tessere e sviluppare mediante l'azione sociale, iniziando un processo di cambiamento intenso, con un lavoro collettivo, diremmo, per il raggiungimento del bene comune. Avremo così modo di esplorare dalle testimonianze delle persone che si succederanno negli interventi di questo pomeriggio, che fanno parte della storia contemporanea di questo pezzo di Roma, di come le comunità
coese accrescono la bellezza dei luoghi in cui esse nascono, in cui esse crescono, in cui esse vivono. Ciò con l'auspicio di cambiare, a partire da questa platea, l'immagine che i romani, lasciatecelo dire, hanno di Corviale, come il serpentone che ha ammazzato il Ponentino, no? Quel vento molto citato anche nelle canzoni più belle di Roma, per restituire invece un'immagine di vitalità, un'immagine, come abbiamo detto nei nostri documenti di questo convegno di studi, etica ed anche estetica. Domani si affronterà invece la bellezza connessa al grande tema del lavoro, concepito come un'esperienza umana fondamentale per noi delle Acri. Di fronte al lavoro sfruttato, svalutato, degradato, brutto potremmo dire, vogliamo infatti pensare a come renderlo di nuovo umano, restituendo ai lavoratori sicurezza, stabilità, senso di appartenenza e riconoscimento, realizzazione di sé, possibilità di esprimere creatività e impegno e di avere un impatto sul benessere delle comunità. Sabato, l'ultimo giorno dell'incontro, le Acri presenteranno le loro proposte, in verità qualche cosa, cominceremo a sentirla già nella giornata di domani, le proprie proposte politiche per un approfondimento anche con alcuni interlocutori importanti. Diamo così quindi il via a questo incontro di studi, convinti che ne usciremo, che se ne usciremo, come diceva Don Milani, ne usciremo insieme. Questo la pandemia ce lo ha insegnato, almeno questo, e se ne usciremo recuperando il valore etico ed estetico della bellezza sarà ancora meglio. Per questo, d'accordo con Dostoevskij, sarà la bellezza, diceva, a salvare il mondo, abbiamo pensato di iniziare ognuna delle tre giornate affidando alla bellezza della poesia e della parola l'incipit del nostro inizio. Quindi io mi fermo qui per adesso e do la parola ad Alberto Scarpitti. Prego Alberto. Tratta da Ode su un'urna greca. Quando l'età avrà devastato questa generazione, ancora tu ci sarai, eterna, tra nuovi dolori non più nostri, amica all'uomo cui dirai bellezza è verità, verità è bellezza. Questo solo sulla terra sapete ed è quanto basta. Di John Keats. Ecco, per la preghiera chiederei a Maurizio Dago di aiutarci. Grazie Maurizio. Allora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Salmo 133, si prega a cori alterni, prima le donne e poi gli uomini. Ecco com'è bello e com'è dolce vivano insieme. È come olio prezioso versato sul capo che scende sulla barba, la barba di Aronne che scende sull'orlo della sua veste. È come la rugiada, perché là il Signore manda la benedizione, la vita per sempre. Marco 10:35-45. Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Egli disse loro: Che cosa volete che io faccia per voi? Gli risposero: Concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Gesù disse loro: Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato. Gli risposero: Lo possiamo. E Gesù disse loro: Il calice che io bevo anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, e per coloro per i quali è stato preparato. Gli altri 10, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono.
Tra voi però non è così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Ora recitiamo tutti insieme il Padre nostro. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo. O Dio, che unisci in un solo volere le menti dei fedeli, concedi al tuo popolo di amare ciò che comandi e desiderare ciò che prometti, perché fra le vicende del mondo là siano fissi i nostri cuori, dov'è la vera gioia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Molto bene, grazie. Grazie. Allora diamo il via ai saluti istituzionali. La Presidente delle ACLI di Roma, le do con piacere la parola. Prego Lidia. Buon pomeriggio a tutti. Vi do il benvenuto a nome di tutti gli aglisti e le agliste di Roma. In questo tempo ancora così difficile e bello tornare a incontrarci dal vivo. È un segno tangibile di un desiderio condiviso di essere comunità. Nel portare il mio saluto voglio prima di tutto esprimere la gioia mia, di tutte le agli, per la scelta di Roma per questi 3 giorni e di Corviale per la sessione inaugurale. Però immagino che qualcuno di voi una domanda se la sarà fatta. Ma come si fa a scegliere Corviale in una città che è un museo a cielo aperto per parlare di bellezza e addirittura anche per parlare di comunità in un luogo che è considerato simbolo di degrado, di edilizia non certa misura di persona, con questo serpentone che avete visto lungo 1 chilometro? Corviale è una periferia geografica ed esistenziale, come ci ha insegnato il nostro Vescovo Francesco. Però resettiamo questo. Io vi voglio raccontare un'altra storia. E ha molto a che fare questa storia con il titolo del nostro convegno di studi, del quale sia come Presidente delle ACLI di Roma, che hanno collaborato a questa iniziativa, che come componente della Presidenza nazionale sono particolarmente orgogliosa per la formula, per il tema innovativo e lungimirante che intreccia comunità, lavoro e bellezza. La bellezza è quella che le ACLI di Roma sperimentiamo qui ogni giorno, tessendo legami di prossimità in questo luogo che noi sentiamo nostro, un luogo che abitiamo e che ogni giorno per noi diventa più bello, se bello è quello che ha un significato condiviso. La bellezza è quella di un quartiere che vuole diventare comunità, grazie all'impegno civico. La bellezza è quella della rete che da artigiani del sociale contribuiamo anche noi, nel nostro piccolo, a costruire qui in questo territorio, insieme a tantissime organizzazioni che fioriscono qui. Una rete però non è una mera sommatoria di soggetti, ma è invece un vero e proprio percorso di condivisione che minimizza le sovrapposizioni e moltiplica i risultati. Una rete che ha fatto nascere anche delle amicizie bellissime con persone con cui noi condividiamo obiettivi, bisogni e sogni. Sì, i sogni ne condividiamo tanti, perché se da una parte questa città ha l'urgenza di una concretezza per risolvere tantissimi problemi, dall'altra merita anche di essere sognata più bella. Dobbiamo alzare un po' l'asticella. Tra i nostri compagni di viaggio voglio citare Corviale Domani, il Comitato Inquilini di Corviali, la Scuola Fratelli Cervi, la Parrocchia San Paolo alla Croce, dove c'è il nostro circolo, che con il presidio solidale è stato un punto di riferimento ed è ancora in questa terribile pandemia. Giulia ha preso ormai la cittadinanza di Corviale. Ma voglio citare anche la piscina Arvalia e Calcio Sociale, che ci ospita, Massimo Vallati, grazie, che sono entrambi delle eccellenze del territorio
e sono entrambi affiliati alla nostra Unione Sportiva Acli di Roma, presieduta da Luca Serangeli. Una rete quindi che non è scontata, che ci consente di sperimentare un modello di azione sociale potenziato durante la pandemia, che permette di prendere in carico la persona a tutto tondo, grazie proprio a un lavoro coordinato per assicurare pacchi alimentari a tutti quelli che avevano bisogno, ma anche esigibilità dei diritti, sostegno psicologico, progetti educativi e aggregativi. Corviale, insomma, per chi non lo conosce, è la dimostrazione che il degrado edilizio urbano, e poi arrivo anche a quello, non corrisponde a quello delle persone, che le periferie sono luoghi vivi. Ma per fortuna a Corviale c'è anche un grande progetto di rigenerazione urbana, il Masterplan, promosso dalla Regione Lazio, che anche qui è stata sempre presente. Anzi, al Presidente Zingaretti voglio dire che lo slogan che avete coniato, la Regione vicina, posso testimoniare che è veramente vero, perché l'abbiamo sperimentato durante tutta la pandemia. Quando eravamo veramente soli, abbiamo trovato la Regione con un grande punto di riferimento. Il Masterplan che si svilupperà nel segno della coprogettazione e della coprogrammazione, di cui anche noi come Agli siamo firmatari. Certo, la bellezza fa i conti con la pandemia, lo diceva prima Antonio, ci ha fatto conoscere la bruttezza, ci ha fatto conoscere la malattia, la perdita delle persone care, del lavoro, l'insicurezza, l'isolamento, le tante facce delle povertà, le crescenti diseguaglianze, tanta bruttura. Ma questa città e questo territorio hanno dimostrato una grande capacità di resilienza. Penso anche al nostro paese, tutti gli amici che arrivano dalle altre parti d'Italia, c'è stata una grande resilienza nei nostri territori. E quindi posso affermare che Corviale, come la capitale, esiste e resiste, e come il paese. E allora la bellezza, si diceva prima, non è un vago sentire estetico. Qui si fa concreta, nella partecipazione, nella voglia di riscatto, nella prossimità. Per noi Corviale è un po' la sintesi della nostra presenza su tutto il territorio, che è fatta di passione, di agire quotidiano e di tanto ascolto. E parlandone sono entrate inevitabilmente, anche se in punta di piedi, nei temi del nostro incontro di studi, non compete a me. Sapendo però che i pensieri e le riflessioni che ascolteremo in questi giorni ci diranno tanto e ci insegneranno tanto. Anche mettere al centro il tema del lavoro e coniugarlo con la bellezza è ardito, perché è anche addirittura spiazzante, perché c'è una realtà che sappiamo essere drammatica. La pandemia ha amplificato anche la bruttezza del lavoro, si diceva prima. Eppure le ACLI continuano a lottare per la bellezza del lavoro dignitoso e fondato sulle relazioni e del lavoro come invenzio e impegno per il bene comune. Proprio in questi luoghi, nelle periferie come questa, noi vediamo nel lavoro dignitoso la strada della dignità di tutti e di ciascuno. E il lavoro così declinato, e vado a chiudere, diventa uno dei pilastri del benessere delle persone, insieme ad un sistema di welfare non meramente riparativo ed emergenziale, ma promozionale, inteso come una vera e propria politica di sviluppo. È quello che alle ACLI di Roma chiamiamo welfare sartoriale, non più rinviabile per questa città, universale nei diritti e sartoriale nelle risposte. È un welfare che coinvolge bambini, giovani, donne, immigrati, anziani, famiglie, che devono essere protagonisti, non solo destinatari. E sono i soggetti che abbiamo ascoltato e interpretato nei bisogni attraverso il nostro cantiere Roma, realizzato in vista delle elezioni amministrative. Lo abbiamo presentato la settimana scorsa ai principali candidati sindaco, a Calenta, a Roberto Gualtieri e alla Raggi, Michetti non ha partecipato. Ma l'abbiamo presentato in un luogo simbolico, in Campidoglio, nell'aula Giulio Cesare, che è l'aula del Consiglio Comunale, perché avevamo preso un impegno con le persone che abbiamo incontrato, con le 200.000 persone che abbiamo incontrato, quello di portare la loro voce più in alto possibile. E molte di queste persone provengono dalle periferie, come Corviale. E in questo luogo significativo abbiamo presentato le proposte, frutto del cantiere, e anche il nostro contributo per una visione di città che dal centro alle periferie vuole essere una comunità di persone, una comunità di comunità, e vincere così la sfida della bellezza di una città accogliente e solidale. Quella grande bellezza fatta anche di piccoli gesti quotidiani, di cura e di solidarietà, per un nuovo umanesimo urbano, capace di fare volare alta la speranza nella capitale e in tutto il paese. Grazie e buon lavoro. Bene.
Grazie Lidia, grazie alla collega di Presidenza e Presidente delle Acri di Roma per il lavoro importante che le Acri di questa città stanno facendo. Grazie davvero. E un altro lavoro importante lo sta facendo la Presidenza regionale delle Acri e con piacere do la parola per un saluto a Graziano Sciarra. Prego Graziano. A nome delle Acri del Lazio saluto tutti voi presenti, le autorità civili e tutti gli acristi sparsi per il mondo, che adesso non vediamo ma ce ne sono tanti. Ci ritroviamo finalmente in presenza con la possibilità di guardarci e quasi di abbracciarci, per scambiare tra di noi coraggio e idee forti per una ripartenza importante del nostro movimento. Moltissimi di voi ricordano come nel corso degli anni i nostri convegni di studio si sono svolti sempre in posti caratteristici, quali Camaldoli, Vallombrosa, Orvieto, Cortona. Bene, oggi siamo qui in un posto speciale, lo diceva Lidia, nel quartiere romano dove da tempo gli abitanti si riscattano dal degrado grazie all'aiuto del volontariato. Questa sede ne è un chiaro esempio di volontariato e intervento pubblico mirato. E anche grazie alle Acri e all'Unione Sportiva Acri di Roma che vi operano con grande passione e attenzione. Negli ultimi tempi, anche qui nella nostra regione, le Acri provinciali si stanno impegnando seriamente ad intrecciare comunità e lavoro per dare concretezza alla bellezza di fare bene per i loro territori. Mi auguro che la bellezza di cui al tema del convegno rappresenti la bellezza di fare nuove le Acri, questa preziosa associazione che attraverso questi momenti di riflessione ha sempre arricchito di nuove idee il panorama politico-sociale del nostro Paese. Buon lavoro. Grazie, Graziano. Grazie. Allora, mi sembra non abbia bisogno di presentazione il Presidente della Regione Lazio, noi lo ringraziamo per la sua presenza. Grazie, grazie. Ricordo che la sua è una regione che ha affrontato meglio la questione della pandemia. La pandemia è ritornata già in molte cose dette fino a questo momento. A lei la parola, Presidente. Assolutamente, grazie. Grazie veramente. Ci tenevo a portare non solo un saluto, ma un incitamento e un augurio per i vostri lavori. Perché? Il perché è molto semplice. La storia della Repubblica dal dopoguerra è costellata da tante cose, tanti eventi, ma sicuramente anche da una ricerca continua portata avanti dagli attori sociali, dagli attori culturali, economici, produttivi, che ha avuto al centro l'idea di paese, di comunità, di sviluppo al quale si doveva puntare. E quindi è sempre stato utile, come la storia dimostra, avere occasioni di riflessione. Ma non c'è dubbio che svolgere un appuntamento e riprendere dopo la pandemia una pratica del confronto, dell'elaborazione sul futuro è quanto mai, forse, nella storia della Repubblica, in questo momento, di grandissima rilevanza. E questo va detto, perché non viviamo in un tempo di continuità della storia, né nella nostra Repubblica, dell'Europa e del pianeta. Ma viviamo in un tempo nel quale si stanno ridefinendo in queste settimane, in questi mesi, nelle prossime mesi, quello che sarà davvero il mondo, le caratteristiche, gli equilibri, i valori sui quali le democrazie, almeno nel nostro Occidente, si rifonderanno. Tutto si è rimesso in moto. Io, che come tutti noi ho odiato il Covid, quel virus che ha strappato tante vite nel nostro Paese e non solo, però dobbiamo anche ammettere che è stato lo strumento che ha portato poi un sistema e dei sistemi a superare burocrazie, pigrizie e a fare su tanti aspetti delle scelte coraggiose e drammatiche, ma coraggiose, dimostrando una cosa: che siamo proprietari del nostro destino. Se noi non avessimo in questi due anni fatto delle scelte radicali grazie alla scienza, noi probabilmente oggi non saremmo qui a discutere di una fase conclusiva della pandemia. E questo
deve dare una grande forza all'idea che attraverso un agire collettivo e delle decisioni e dei valori alla base di quelle decisioni le cose possono cambiare. E oggi sta avvenendo questo sapendo che probabilmente l'aspetto sanitario della pandemia possiamo lasciarlo alle nostre spalle, ma tutti gli altri, quello sociale, di comunità, produttivo, urbano, invece in qualche modo anch'esso è stato colpito dal virus. E quindi siamo in una fase nella quale si dovrà ricostruire. Cito solo un punto, mi permetto di farlo come sollecitazione. Pensiamo a cosa saranno le nostre città, visto che miliardi di esseri umani hanno imparato a acquistare prodotti attraverso il digitale, e che cosa sarà della pianificazione urbanistica quando da 1 milione si è passati a 100 milioni di individui che utilizzano il mezzo digitale per lavorare, per studiare, per... Ovviamente non dobbiamo mutuare all'infinito, ma è stata una pratica collettiva che trasformerà anche gli assetti urbani. Allora, il primo punto, se c'è una verità nel pensare al futuro, questa verità deve essere che il nostro obiettivo, mi permetto di dire, non deve essere quello di tornare a prima della pandemia, perché quel modello produttivo, sociale, culturale che abbiamo alle nostre spalle non andava bene. Non andava bene perché creava troppe disuguaglianze, non produceva ricchezza nella forma corretta o sufficiente a garantire benessere a una larga parte di popolazione, era fondato sulla distruzione del pianeta. All'improvviso abbiamo e stiamo scoprendo quanto la bellezza, l'orizzonte, il benessere individuale è un valore molto più sentito, e ce ne siamo accorti quando ci hanno chiuso a casa quanto era brutto non poter andare in quell'orizzonte a godere della bellezza. E quindi tutto quello che deve avvenire non deve essere, non deve avere come orizzonte quello di riproporre un punto di partenza del passato, ma costruire un approdo nuovo. E qui è il rischio, perché non è detto che l'approdo nuovo sia migliore di quello che abbiamo alle nostre spalle. Qui occorre la riflessione. Secondo, sapendo che la nostra società purtroppo è peggiorata, sapete voi meglio di me, la condizione della povertà assoluta, l'aumento drammatico delle disuguaglianze in questo biennio, che cosa ha voluto dire? E al di là dei numeri, lo abbiamo vissuto tutti, quanto il tema della solitudine, e cioè di come la persona si sente sola rispetto all'enormità di quello che è accaduto, la perdita di un caro all'improvviso, o la grande azienda che è fallita e non c'è più, era un'azienda fiorente fino a qualche mese fa, o il commerciante che deve chiudere perché non ci sono più turisti, eppure quel negozio era del mio nonno e del mio bisnonno che aveva costruito, e era impossibile perché ero nel cuore della bella città, eppure questo è avvenuto. Ecco, quella percezione di solitudine, ahimè, è la costante di questo tempo. E allora, e chiudo, io credo che prima addirittura dei contenuti, e per questo queste occasioni sono importanti, quello che è la grande sfida è ridare una centralità alla nostra missione nella riconquista della speranza di potercela fare. Io faccio l'amministratore da 14 anni, ma politica da tantissimi anni. Se dovessi dire qual è la vera grande differenza tra questa stagione e la stagione, ad esempio, del dopoguerra, e quindi di un altro grande dramma collettivo, beh, la differenza è palese. Nel dopoguerra si stava molto peggio, probabilmente, anzi sicuramente, di come si vive ora, come gli italiani e gli europei vivono ora. Però c'era una cosa in più, c'era la certezza nella persona, nella dimensione collettiva, che la condizione del presente è drammatica, ma ho anche la certezza che domani sarà un giorno migliore. Il mio lavoro, la mia dimensione della costruzione della democrazia, del paese, nelle sue, aveva questo motore, la speranza, ma forse allora era veramente la certezza che oggi questo è l'elemento di grande fragilità, la perdita della speranza. E quindi quelle solitudini vivono nell'emarginazione, e allora il rischio della costruzione di un modello di società migliore che non arrivi a quegli orizzonti diventa grande, perché senza speranza, senza una dimensione collettiva che indirizza le politiche, le scelte,
allora sì, nello scontro sul nuovo sulla nuova Italia, sulla nuova Europa, sui valori, possono rivincere dei disvalori che non vanno bene. E quindi grazie, e grazie per essere venuti qui, perché guardate che questo luogo, molti lo sanno, ma a me piace dirlo, è il simbolo, o uno dei simboli più importanti di Roma, della speranza. In questo luogo, dove sono io adesso, dove siete voi seduti, fino a 8, 9, 10 anni fa, era uno dei centri di spaccio. E non per caso, ma forse perché qualcuno ha creduto nella bellezza, un gruppo di ragazzi, qualcuno stanno qui, contro gli spacciatori, occuparono questo posto, che era assolutamente distrutto. E non è che era un appartamentino di 70 metri quadri, come potete vedere. E grazie a quel coraggio, fondato sulla speranza di vivere meglio qui, si è aperto un processo, certo, anche con l'aiuto delle istituzioni che hanno fatto di tutto per dare una mano, però ha fatto cosa? Ha trasformato in meglio l'esistente, partendo dalla disperazione. E grazie a questo stimolo stiamo andando avanti, avete visto un altro cantiere lì, mi piace dirlo, il Corviale che vedete ora è investito di un grande progetto di riarredo urbano, 35 milioni di investimento con la conversione ecologica del palazzo, stiamo rifacendo tutto, il quarto piano, i 100 appartamenti del quarto piano che furono occupati nelle aree pubbliche all'indomani dell'apertura del palazzo, stiamo riconsegnando le chiavi a cittadini che hanno fiducia, escono, vanno in un'altra casa e tornano nel nuovo appartamento. E quindi da quella miccia della passione che ha trasformato questo luogo è partito poi un processo che trasformerà, anzi permettetemi di dire, sta trasformando, perché il cantiere accanto anch'esso è figlio di una passione della cultura ecologica che trasformerà un'area degradata in un campo fatto con plastica riciclata, così come il Corvialone sarà uno, anzi oggi è il più grande cantiere edile legato alla conversione ecologica che probabilmente c'è in Italia, perché è un palazzo di un chilometro che si sta rifacendo tutto, e questo è figlio della speranza di iniziare e poi dell'orizzonte della bellezza come strumento per vivere meglio. Quindi grazie per questa vostra continuo stimolo e in questo momento elaborazione, e anche grazie perché avete scelto un luogo simbolo proprio di quello che di cui volete discutere, la passione per cambiare e la bellezza come orizzonte. Grazie. Grazie a lei Presidente, grazie per questo intervento che non è stato solo un saluto ma è un contributo di merito, grazie davvero. Ci siamo incontrati molte volte nel corso degli ultimi anni e la ringraziamo davvero anche, diciamo, per il contributo che sta dando, diciamo, al dibattito sulle periferie. Grazie davvero e buon lavoro. E, passo tra un attimo la parola alla collega Mastrociani, che naturalmente entrerà nel merito di questa tre giorni di lavoro, spiegherà il senso del perché abbiamo scelto questo tema, qual è, diciamo, il punto d'approdo che vorremmo raggiungere. E mentre Erika si prepara, io volevo fare tre saluti a tre amici, a due amici e un'amica che sono presenti qui oggi, a Mimmo Lucà, che è stato dirigente delle ACLI, parlamentare e tante altre cose. Grazie Mimmo per essere. Il secondo saluto a Claudio Sardo, che è stato dirigente dell'associazione giornalista, l'avete conosciuto, adesso si occupa per un pezzo delle cose professionali della presidenza, di una collaborazione con la Presidenza della Repubblica. E un terzo saluto, visto che siamo ad un convegno di studi, lasciatemelo fare perché ne ha fatti tanti lei, a Maria Grazia Fasoli, che ho visto in fondo alla sala. Grazie Maria Grazia per tutto quello che hai fatto. Allora Eric, a te la parola. A me la parola. E grazie per tutto il lavoro che naturalmente avete fatto. Grazie. Beh, benvenute tutte e benvenuti tutti. Io sono veramente felicissima di essere qui oggi per le cose che abbiamo sentito, perché ci vediamo, ci incontriamo. I saluti sono miei personali, ma porto i saluti attraverso questa relazione che vi farò oggi di tutta la Presidenza nazionale, che ha voluto fortemente essere qui. Ma la storia che ci ha portato oggi qui è una storia che è cominciata un po' di tempo fa, ed è cominciata una primavera, mentre passeggiavo durante il lockdown dentro le mura dell'ex ospedale psichiatrico a Trieste, che è proprio dietro casa mia.
Era l'ora di pranzo e stavo veramente bene. Finalmente uscivo e non c'era nessuno, c'era solo qualche proprietario di cane che portava in giro i propri cagnolini. C'era un silenzio assoluto, non c'erano le macchine, c'era solo fiori, alberi e uno splendido profumo. Per chi non lo sa, l'ex ospedale psichiatrico di Trieste è posto su un colle ed ha una porta d'accesso e una porta di uscita. Io stavo salendo e sono arrivata alla porta di uscita. Lì, accanto a quella porta, c'era una vela, una grande spiegone, proprio a fianco. E dentro, su quella vela, c'era scritta un pezzo di quella splendida poesia che ha letto prima Alberto, che diceva: «La bellezza è verità, la verità è bellezza, questo è tutto ciò che voi sapete in terra e tutto ciò che vi occorre sapere». Devo dirvi che io sono rimasta, pur conoscendo la storia ovviamente dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste, avendola anche in parte vissuta, anche vissuta come ACLI di Trieste quella volta, tra l'altro ricordo a tutti che Keats, che è morto giovanissimo a 25 anni, è sepolto a Roma, perché è morto a Roma, è venuto negli ultimi giorni della sua vita sperando di recuperare dalla malattia, ed è sepolto al cimitero acattolico. Quindi se avete tempo andate anche a visitarlo, perché vale la pena quel cimitero. Ecco, io quel giorno lì mi sono veramente incantata di fronte a quella frase, di fronte a un rosetto meraviglioso, e mi sono domandata: quella porta lì una volta chiudeva, una volta lasciava fuori la speranza e portava dentro la disperazione. Oggi quella porta è sempre aperta e quel luogo è diventato un luogo che è diventato patrimonio di tutta la nostra città. Ecco, una volta su quella porta avremmo potuto leggere la frase famosa di Dante, lo cito perché lo stiamo citando tutti in questo periodo: «Lasciate ogni speranza a voi che entrate». Ecco, no. Oggi lì a fianco si parlava di verità e di bellezza. Oggi quel luogo è diventato un luogo importantissimo, bello, perché è un luogo ricco di fiori, è un luogo dove si fa cultura, dove c'è studio, ci sono sedi universitarie, si fa formazione, si fanno ricerche, si fanno attività ricreative. Ecco, è un luogo che è diventato un luogo veramente di speranza. E lì è rifiorita non solo la speranza, ma anche la cittadinanza universale. E penso soprattutto agli ultimi che lì dentro abitavano. Lì c'erano i matti, quelli che abbiamo scartato per secoli dalle nostre società. Ma tutto questo non è avvenuto così, solo per opera divina, anche per opera divina. Ma è avvenuto perché ci sono state persone, uomini, donne, coinvolti, persone note, altre meno note, che ci hanno creduto. Hanno creduto che era possibile cambiare, era possibile trasformare e dare veramente speranza, non solo a quel luogo, ma proprio alle persone, a quelle persone lì che ci abitavano. E vi dico anche che tutto questo è stato frutto di un lavoro politico fortissimo che ha coinvolto non solo le persone, ma le amministrazioni locali, tutte le realtà della cittadinanza nostra, della nostra città. Ecco, tutto questo, come sapete bene, ha portato come prodotto finale alla chiusura di moltissimi manicomi e l'ospedale psichiatrico di Trieste è diventato un modello di cura, un modello universale di cura. Negli stessi giorni è stata già citata tante volte il tema della pandemia, però di fatto io mi trovavo in lockdown, ero lì chiusa in casa, a parte la passeggiata dietro casa ovviamente, e quindi in quel stesso periodo, mentre rifioriva la vita e c'era questo splendore di primavera attorno alle finestre della mia casa, ovviamente ci siamo trovati tutti immersi in un contesto assolutamente drammatico, con milioni di persone chiuse in casa e che morivano. Non solo questo, ma avendo dovuto vivere tutti noi un'esperienza molto traumatica, credo per tutti, di un limite che forse per tanto tempo abbiamo pensato che avremmo potuto superare, vincere, o che i limiti non esistessero più. Invece i limiti esistono e in quell'esperienza lì li abbiamo vissuti tutti con una grande anche angoscia. Ecco, però io, se devo pensare a quel periodo lì, devo dirvi che al di là delle difficoltà e dei problemi, veramente mi sono domandata, no? Ma la bellezza che cosa c'entra con tutta sta roba qua?
cosa c'entra? Dove la posso trovare? Io sono una persona positiva per natura. Veramente mi sono domandata, ma che cosa? Quali sono stati i segnali che ci hanno potuto, ancora oggi ci possono dire, che anche dentro quel contesto lì ci sono degli elementi di bellezza? Ecco, io credo che ancora una volta, veramente, dobbiamo guardare a quello che le persone hanno fatto in quel periodo. Persone, anche le più umili, quelle di ogni giorno, quelle che fanno le attività, che lavorano come tutti noi. Penso ai panettieri, penso ai rider che ci portavano da mangiare, penso però anche a tanti insegnanti che si sono riciclati. Cito anche ovviamente le persone che lavoravano nell'ambito sanitario, ma quelli sono stati anche troppo sovraesposti. Ecco, io credo che, e cito solo alcune, ma ognuno di noi ha nella testa chissà quante persone che in quei mesi hanno veramente con coraggio e determinazione portato avanti il paese e la nostra vita, la nostra quotidianità. Io sono un amante della storia. Cito Anna Frank, perché dal mio punto di vista la sua storia e le parole che quella ragazza è riuscita a scrivere nel suo diario ci possono essere di grande stimolo e anche proprio un orizzonte, come diceva prima Antonio. Lei, chiusa dentro quell'appartamento, sapete che lei è rimasta chiusa 2 anni, era una ragazzina splendida, con quel sorriso che abbiamo imparato a conoscere tutti guardando le sue fotografie. In quei 2 lunghi anni lei è riuscita a scrivere: pensa a tutta la bellezza che è rimasta intorno a te e sii felice. Insomma, io dico che come si può non amare una ragazzina, una ragazza, una giovane donna che con tanto coraggio si aggrappa alla vita in quel contesto lì? Ecco, io credo che noi, queste persone qui, dobbiamo continuare a ricordarle, quelle che ci sono state e che ci indicano una via e quelle che ancora oggi ci sono. Io penso alle donne in Afghanistan oggi, assolutamente messe a tacere, dove non avranno più possibilità di parola. Penso però anche alle esperienze che si fanno in zone di guerra, penso alle famiglie israeliane o palestinesi che hanno avuto figli morti durante il conflitto e che sono in grado oggi di creare percorsi di riconciliazione, di pace e anche di elaborazione del lutto. Penso anche a Gino Strada, mi piace ricordarlo qui oggi perché ci ha lasciato poco tempo fa. Ma io penso anche ai nostri operatori di IPSIA, cioè di tutte quelle persone che stanno ai margini, che stanno nei luoghi difficili. Ecco, io credo che, grazie a Dio, e non è una frase fatta, oggi abbiamo veramente tante persone, ma tantissime persone, che tengono alta la speranza in questo mondo. Io direi, vedrete domani, sentiremo un'altra poesia. Queste persone sono come tante luci, ma io direi più tante lucciole, che veramente ci illuminano la via. Nel 1999 il Cardinal Martini scriveva: «Bisogna irradiare la bellezza di ciò che è vero e giusto nella vita, perché solo questa bellezza rapisce veramente i cuori e li rivolge a Dio». Io credo che questo sia il compito che ci deve coinvolgere tutti, ma per noi che siamo cristiani questo è un compito che ci vede in prima linea, perché noi ogni domenica ci nutriamo della speranza e ci nutriamo della vita. Ma la speranza e la bellezza di cui parlava Martini non è una questione estetica, non è una questione astratta, assolutamente. Io direi che è un'azione molto carnale, anche perché la nostra è una fede incarnata e quindi non potrebbe essere diversamente, ed è fatta veramente di azioni concrete, io direi molto politiche, direi anche che è saper dire sì e saper dire no in certe situazioni. In una parola che forse non va tanto di moda, ma che a me piace molto, è ancora oggi partigianeria, cioè stare da una parte, prendere parte. Lo ha già detto qualcuno, la parola bellezza quindi non è per noi, soprattutto per noi delle Acli, una parola astratta, non è avulsa dalla vita, ma assolutamente è inserita dentro la vita, anche se etimologicamente e anche nella cultura corrente noi abbiamo cercato di dividerle queste due parole. Ecco, questo non sarà il compito di questi 3 giorni, noi in questi 3 giorni terremo insieme la dimensione della bellezza, perché la parola estetica
che individua per noi nella nostra lingua corrente la bellezza, dentro quella parola lì c'è la parola etica, che dà veramente il senso profondo di che cosa è per noi la bellezza. Ecco, questo è il compito che noi vorremmo veramente, ci impegniamo in questi 3 giorni di trovare e di cercare e di cercare di capire. Vi racconto ancora una storia, perché a me questa ha colpito tantissimo. Penso che avete letto sui giornali che Mattarella qualche settimana fa è andata a visitare i giovani di un carcere minorile vicino a Napoli. Nisida, mi pare si chiami questo carcere, no? Lo stesso giorno lui ha fatto una visita con una guida turistica nel rione Terra di Pozzuoli, che è stato da pochissimo restaurato. Le guide sono tutte ex detenuti o detenute, giovani, ovviamente, che hanno fatto un percorso formativo e che oggi accompagnano in questo sito turistico che è in previsione di diventare il più grande sito turistico europeo, gestito da ragazzi e da ragazze provenienti da aree penali. E in quella, durante, io ho letto questa cosa sulla stampa e ho letto la dichiarazione di una ragazza che si chiama Maria Teresa, che così racconta questa, molto brevemente, la sua esperienza di aver accompagnato Mattarella a quella visita. Per me, accogliere Mattarella e tante altre autorità e raccontargli della grandezza delle opere custodite nella cattedrale è stato, oltre che un onore, anche un esame, e credo e spero di averlo superato. Da qui, da queste pietre, da queste opere d'arte, sta ricominciando la mia vita, che di fatto avevo interrotto per degli errori. Qui rinasco, ed è un'esistenza finalmente fatta di bellezza, di cultura, di arte. Credo che ognuno debba avere questa opportunità. Ecco, credo che non ci siano molte altre parole, oltre a quelle che Maria Teresa ci consegna in queste giornate. Ecco, noi italiani viviamo veramente in un paese splendido, bellissimo, che io amo tantissimo. È il paese più ricco di biodiversità al mondo, di una cultura millenaria, ricco di arte. Veramente non ci manca niente, siamo un paese invidiabile sotto tanti punti di vista. Ma però siamo anche un paese un po' difficile, molto rancoroso, molto complicato. Anche noi come Acli viviamo le stesse caratteristiche un po' del paese in cui siamo nati. Siamo tutti Acli, ma alla fine siamo tutti Acli, ognuno un po' a modo suo e in un modo diverso. Ma io credo che questa per noi sia una ricchezza, sia anche questa una forma di bellezza. Ecco, noi abbiamo da poco superato i 70 anni, che non sono neanche tanto poco, a dire il vero. Abbiamo superato i 70 anni, abbondantemente superato i 70 anni. E ovviamente dobbiamo fare i conti con dei cambiamenti epocali che ci sono capitati, e soprattutto in questo periodo così accelerati. Ma io credo che anche noi, così come il nostro paese, sia veramente ricco di risorse, di bellezza. Ecco, io credo che oggi tutti i problemi che noi dovremmo affrontare, che stiamo affrontando, che abbiamo affrontato in questi ultimi mesi, li dobbiamo veramente affrontare insieme. Li dobbiamo affrontare insieme perché sarà solo attraverso questa capacità nostra di stare insieme nel ricercare elementi e azioni che siano elementi e azioni di verità, ma che siano anche bellezza e bontà. Ecco, senza cercarle nelle cose astratte, senza cercarle nelle cose lontane, ma nelle cose che facciamo ogni giorno. Io penso alle cose che facciamo nelle nostre comunità, assieme alle nostre comunità. Oggi qui ne siamo un esempio vivente. Ecco, la nostra non è una bellezza astratta, non è una bellezza che sta lontano. Ecco, no, per noi significa alzare le serrande dei nostri circoli, lavorare. Bene, questa è la bellezza della diretta. Lavorare. Bene? Mi allontano? È lui, è lui. Ecco, alzare le serrande dei nostri circoli. Sappiamo quanta fatica abbiamo fatto in questi mesi, anche dovendo star chiusi per tanto tempo. Ecco, lavorare accogliendo le persone negli sportelli dei nostri servizi. Dobbiamo lavorare con i nostri lavoratori, con i nostri dirigenti, con le persone che popolano tutte le nostre sedi, attraverso le azioni amministrative e politiche, e io direi anche dentro la nostra Chiesa.
Io credo che questa sia la bellezza che noi vogliamo e che cerchiamo, e che vogliamo tornare a guardare e a cercare in questi 3 giorni. Quindi una via, una strada per ridare centralità e dignità alle comunità e al valore del lavoro di ogni donna e di ogni uomo dentro le nostre comunità. Lo faremo proprio immergendoci nella vita. Vorremmo che queste giornate assieme, che sono secondo me già un piccolo miracolo, perché già essere qui oggi in questi tempi credo sia già un piccolo miracolo, e credo che sia veramente bellissima sta cosa, diventassero un po' più che solo un momento di studio e di riflessione, ma proprio che diventasse una piccola esperienza comunitaria in cui ci troviamo tutti immersi. Quindi ci lasceremo un po' trasportare dentro i temi che sono nostri, dalle testimonianze, vedrete, dai momenti di riflessione spirituale, ma anche dalla preghiera, ma anche dalla poesia. Ecco. E vorrei proprio, e sarebbe veramente bellissimo se durante queste 3 giornate facessimo esperienza di come la bellezza possa emergere anche in luoghi assolutamente inaspettati, e la sacralità della bellezza si realizzi anche nell'umiltà del lavoro, nella vita di ogni giorno. Per la realizzazione di queste giornate abbiamo lavorato veramente in tantissimi, in situazioni anche un po' complicate e anche con dei tempi piuttosto stretti. Penso a tutti i nostri collaboratori, i nostri laboratori, i nostri dirigenti, i nostri dipendenti. Ecco, io ringrazio tutti per la passione, l'impegno, veramente l'abnegazione che ho visto in tutti. Abbiamo lavorato con la consapevolezza che viviamo un tempo stranissimo. Lo facciamo in presenza, non lo facciamo in presenza, quanti verranno, quanti non verranno. Ecco, ma la nostra è stata una scelta politica. La Presidenza ha politicamente scelto di farlo qui e di farlo in presenza, perché abbiamo ritenuto che questo fosse giusto e bello. Io ringrazio i nostri ospiti fin d'oggi, fin da adesso, i nostri relatori, tutte le autorità, le amministrazioni. Ricordo a tutti, per chi non le conoscesse, ma tutti la conoscono, che le ACLI sono un mondo diffuso e capillare. Dopo le Poste mi pare che siamo noi i più diffusi in Italia, se non sbaglio, che abitiamo i nostri territori con una passione che è, direi, un patrimonio etico e morale di tutto il Paese. Mattarella ci aveva invitato qualche anno fa a farci costruttori buoni di legami. Ecco, noi questa cosa vogliamo continuare a farla. Come ultimo ringrazio l'associazione che ci ospita, e poi chiudo, e tutte quelle che lavorano qui a Corviale. Per noi e per me anche, per la mia sensibilità personale e professionale, è veramente un onore essere oggi i vostri ospiti qui, ascoltare le vostre storie, conoscere il vostro lavoro e partecipare per quanto possibile, condividere il vostro impegno, come lo fa bene anche le ACLI di Roma. Ecco, e infine io voglio di nuovo, e chiudo qui, ringraziare tutti voi e tutti noi che continuiamo a credere e a sperare, che avete sfidato i tempi e siamo qui tutti in presenza. Personalmente mi auguro che questi 3 giorni siano un momento di rinnovato impegno, di ritrovata coesione e occasione per riallacciare legami di amicizia e fiducia reciproca. Grazie. Grazie Erika, grazie a te, grazie per aver descritto in qualche modo l'orizzonte di senso entro cui, diciamo, si scrive questa nostra iniziativa. Io voglio ringraziare, credo di interpretare anche il pensiero del Presidente, Erika soprattutto, per averlo fatto in un momento complicato, un congresso finito soltanto qualche mese fa, possiamo dire, no? E quindi è stato davvero difficile. E voglio anche ricordare che questo convegno di scudo tiene conto di tutta una serie di iniziative che si sono tenute nel corso di questi mesi, no? Penso a quelle sulla comunità e la sanità, il lavoro, l'immigrazione, il tema anche che ci coinvolge più sulle questioni naturalmente della mobilità umana. Insomma, tiene conto di un percorso, mi sembra che Erika lo abbia raccolto molto molto bene e che soprattutto lo raccoglieremo nel corso di queste giornate. Bene, molto davvero grazie per il lavoro che hai fatto. Io passo alla seconda parte di questo nostro pomeriggio. Prima di dare la parola all'onorevole Tabacci, attraverso il quale naturalmente ringraziamo il Governo, io vorrei ringraziare anche lui, consentitemelo, per l'amicizia che in tutta la sua vicenda politica
posso dire, conoscendolo, non ha mai fatto mancare alle Acli, e per l'amicizia che ha mostrato anche nei confronti di questa presidenza nazionale. Ecco, prima di dargli la parola, però, volevo fare qualche considerazione introduttiva, sostanzialmente, diciamo, tre questioni che vorremmo sottoporre al governo di politica nazionale e una questione di politica internazionale. È stato già detto, la pandemia da Covid ci ha obbligato in qualche modo a fare i conti non solo con una crisi sanitaria globale, ma anche con un'onda lunga, da un'onda lunga che ne è scaturita. È già stata citata molte volte la crisi economica, la crisi sociale, che ha assunto addirittura dimensioni inimmaginabili. Nel mondo, lo ricordiamo, sono morte circa 4,5 milioni di persone, 130.000 soltanto in Italia. A livello mondiale abbiamo assistito al tracollo dei mercati finanziari, ad una concentrazione e anche soprattutto a una contrazione del prodotto interno lordo mondiale maggiore di quella del dopoguerra e anche ad una sospensione delle attività di buona parte delle imprese. Ecco, pur essendo tra i paesi più severamente colpiti da questa pandemia, l'Italia, certamente anche grazie al governo, bisogna riconoscerlo, è tra i paesi che meglio hanno gestito la crisi sanitaria, tanto da aver ottenuto recentemente anche apprezzamenti pubblici internazionali. Ecco, accanto al contenimento del contagio, all'interno di un quadro più complessivo di ripresa mondiale, sembrano positive anche le previsioni di crescita economica dell'Italia. Siamo, potremmo dire, insomma, in una fase nuova. Esprimiamo naturalmente un sostanziale apprezzamento per la gestione della crisi che, con il corretto utilizzo dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, potrà favorire, secondo noi, una rinascita di questo Paese, a patto che non si guardi naturalmente soltanto al proprio orticello. Impensierisce ancora da un punto di vista sanitario, ma soprattutto etico, che quasi, ecco, il 75% di dosi di vaccino siano state somministrate in soli 10 paesi. Ed impensierisce, lasciatecelo ricordare, il forte aumento di molteplici disuguaglianze tra persone, tra generi e tra generazioni e in qualche modo anche tra territori. Ecco, nell'anno della pandemia si sono persi quasi 1 milione di posti di lavoro. E come emerge da numerosi studi, sono state proprio le fasce più deboli, cioè le donne, i giovani, a pagarne il prezzo più caro, andando ad aumentare evidentemente ulteriormente le disuguaglianze sociali. E secondo l'ultimo rapporto di ActionAid, dopo una flessione prepandemica dell'indigenza, assistiamo di nuovo, in qualche modo, ad un aumento della povertà assoluta, della povertà alimentare e anche della povertà farmaceutica. Non cito tutte quante le altre, perché diciamo è solo un intervento che vuole introdurre la comunicazione dell'onorevole Tabacci. Ma se il Nord e il Sud sono sostanzialmente uniti nella crisi, non altrettanto si può dire della ripartenza. La caduta del PIL del 2020 è stata abbastanza omogenea. Tuttavia, mentre il centro-nord recupera integralmente il PIL perso, il sud, a parità di tempo, dovrà recuperare circa 1,7 punti da sommare ai 10 persi già nella precedente crisi, cioè quella del 2008 e del 2013. Le ACLI sono seriamente preoccupate per questa questione, per quello che può divenire evidentemente un'irreparabile cesura tra nord e sud, che provoca almeno tre conseguenze, secondo noi, molto molto pericolose. Il primo, il doppio divario nord-sud e Italia-Europa, la rottura dell'equilibrio demografico, l'aumento delle disuguaglianze tra cittadini e territori. Le questioni nazionali, molto brevemente. Nonostante queste contraddizioni, e pur con il monito di non abbassare la guardia, naturalmente, si avverte questo cambio di passo, come dicevo prima. Negli ultimi mesi, per quanto riguarda la prima questione, quella del lavoro, che evidentemente sta molto al cuore a un'associazione come le ACLI, l'occupazione pare aumentare con la stessa velocità del PIL. Calano di oltre 1,2 milioni gli inattivi e lievitano di 523.000 unità gli occupati. Ma di quale lavoro si tratta? Le persone hanno bisogno di un buon lavoro, di un lavoro cioè stabile, che non li renda poi working poor. Purtroppo è successo anche questo nel passato. Aumentano soprattutto i contratti a tempo a chiamata, rischiando così un'ulteriore precarizzazione occupazionale. Il nostro mercato del lavoro risente ancora di un forte dumping salariale. Quasi un italiano su tre
ha retribuzioni inferiori a 15.000 euro. Eppure, nel nostro mercato occupazionale, drogato dalla crisi economica e sociale, persistono ancora alcune opportunità, sia per quanto riguarda le vecchie, sia per quanto riguarda le nuove professionalità. Occorre però agevolare e sostenere percorsi di professionalizzazione e di riconversione per offrire, secondo noi, lavoratori nuova occupazione. Una delle leve principali, l'onorevole Tabacci lo sa, gliel'abbiamo già detto in molte occasioni, lo verifichiamo nel nostro lavoro quotidiano con l'ENAIP, con l'ente di formazione professionale, è proprio la formazione che secondo noi deve avere un carattere permanente, strutturale e coinvolgere naturalmente i lavoratori per tutto l'arco della vita. Inoltre è indispensabile scongiurare cosa? Scongiurare il processo di delocalizzazione aziendale. Questo ci preoccupa molto perché evidentemente potrebbe creare delle difficoltà sull'economia del futuro di questo Paese. Nella giornata di domani e dopodomani illustreremo in maniera un po' più compiuta le nostre proposte sul lavoro e quindi su questo non mi attardo. C'è una seconda questione che denominerei come la questione ecologica della transizione energetica ed ecologica. La questione ambientale è una sfida del nostro tempo che riguarda tutto il pianeta e non risparmia naturalmente l'Italia. Come emerge dal recente rapporto della Fondazione Centro Euro Mediterraneo sui cambiamenti climatici, 6 città italiane sono fermamente a rischio e se non corrono ai ripari le temperature medie aumenteranno purtroppo di 6 gradi. Soprattutto per la città di Milano, di Torino, come abbiamo letto in questi giorni, di Venezia, di Bologna, di Roma e di Napoli, i cambiamenti climatici potrebbero avere delle serie conseguenze sulla salute e sulla mortalità delle persone. Naturalmente, poi c'è tutta la questione del dissesto idrogeologico, del quale immagino in qualche modo qualche battuta la farà Ermete nel suo intervento successivo. È evidente che se la condizione attuale è caratterizzata da un sovrasfruttamento delle risorse e da un ampliamento della forbice delle disuguaglianze, occorre evidentemente pensare con urgenza ad un cambio di paradigma socio-economico. È ormai chiaro che in contrapposizione all'attuale modello di economia lineare bisogna sviluppare un'economia circolare. Ma la debolezza della reazione politica internazionale alla crisi ecologica è sotto gli occhi di tutti, nonostante il bilancio a lungo termine dell'Unione Europea, insieme a Next Generation EU, che rappresenta in qualche modo il più ingente pacchetto di misure verdi mai finanziate dall'Unione Europea. Gli strumenti, insomma, ci sono. Nel 2021 il nostro governo ha sostituito il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare con il Ministero della Transizione Ecologica, e ci sembra che l'intuizione sia giusta, a cui è stata attribuita anche una competenza in materia energetica. Ecco, le ACLI, e concludo con questa seconda parte, si aspettano dunque che il governo italiano utilizzi tutte le risorse a disposizione per accelerare su questa necessaria transizione ecologica. C'è una questione penultima sociosanitaria. Accanto al cambio di paradigma economico-ambientale, le ACLI sono convinte che occorra anche un cambio di paradigma della cura e ciò ancor di più dell'esperienza a seguito dell'esperienza che abbiamo fatto con la pandemia. Da molti anni, infatti, noi sosteniamo la necessità di rinforzare con maggior decisione il welfare sociale e quello territoriale, immaginando il sociosanitario come un ambito di comunità, visto che di quello stiamo discutendo oggi e per tutta la durata della nostra iniziativa. In particolare, noi sosteniamo la necessità di una riforma della legge sulla non autosufficienza, prevista nel PNRR, ma non ancora finanziata, purtroppo, che però deve essere realizzata al più presto, approfittando anche dell'opportunità, appunto, della prossima legge di bilancio. Il PNRR offre un'occasione unica per cambiare il nostro sistema di welfare nazionale, con una serie di missioni che evidentemente in questo momento non sto a citare. L'altra questione che vogliamo sottoporre all'attenzione, e poi mi avvio alle conclusioni, dell'onorevole Tabacci e per lui del governo, è quella delle case della comunità. Ne sono state previste nel PNRR 1288, noi abbiamo fortemente nel corso di questi mesi agevolato un dibattito all'interno del Paese, non solo all'interno dell'Associazione. Siamo impegnati quindi per la realizzazione delle case della comunità e intendiamo in questo modo contribuire a un cambiamento che secondo noi è prima culturale e poi politico e sociale. Ultima questione, quella internazionale, e poi diciamo la chiudo qui. Il doppio problema del Mediterraneo e della crisi afghana, in qualche modo. Ci domandiamo per quanto tempo ancora
la morte in mare di centinaia di persone può accadere nella totale indifferenza della politica europea. Le ACRI chiedono da tempo all'Unione Europea di ripristinare un sistema strutturale di search and rescue, anziché esternalizzare le sue frontiere verso paesi che non rispettano i più elementari diritti umani. Chiediamo inoltre di attivare canali umanitari, di superare il Trattato di Dublino, abbiamo detto molte volte in questi mesi, di non lasciare alla buona volontà dei Paesi membri la ricollocazione dei migranti. E in questa cornice che si inserisce la crisi dell'Afghanistan, le ACRI apprezzano molto l'operazione Aquilia Omnia del governo, che ha permesso di evacuare in Italia circa 5.000 cittadini afghani. Tuttavia, attraverso anche altre organizzazioni, di cui noi facciamo parte, diciamo organizzazioni di secondo livello, chiedono un ulteriore sforzo volto alla realizzazione di un programma europeo di trasferimenti, di ricollocamenti dei cittadini afghani, da attuarsi anche nei paesi di transito, per esempio. Lo abbiamo suggerito più volte ai governi, tramite un'iniziativa che garantisca appunto l'equilibrio e la disponibilità degli Stati membri, senza di quelli non si va da nessuna parte. A livello nazionale, inoltre, chiediamo al governo di attivare ogni tipo di misura volta a facilitare l'accoglienza e l'inserimento di queste persone. Concludo dicendo che emerge chiaramente che i prossimi anni saranno fondamentali per la storia del nostro Paese e anche per la storia dell'Europa. I fondi stanno già arrivando e dobbiamo cominciare a realizzare i piani di investimenti varati dal governo. Tuttavia, dobbiamo evitare che questo avvenga in modo intermittente e disorganizzato. Al contrario, che segua un preciso progetto che impegni tutti, la politica, la società civile, il sindacato, l'industria e quant'altro. La prima per le ACRI consiste appunto nella riduzione sistematica della distanza tra nord e sud, pena il fallimento, secondo noi, dello stesso PNRR, poiché non potrà esserci ripartenza senza una parte importante del Paese. La prima questione. Più in generale, la rinascita non dovrà lasciare nessuno indietro, in particolare i giovani e i meno abbienti. Si tratta di una questione più legata alla dignità umana che a una mera ripresa economica. Riguarda la difesa del modello sociale europeo, tradizionalmente fondato, come ricordiamo spesso, sul rispetto integrale dei diritti umani. È per questo che nel prossimo G20 le ACRI auspicano che il nostro Premier Mario Draghi, forte della sua autorevolezza nazionale e sovranazionale, ponga la questione dei diritti umani come punto di partenza non più derogabile per il futuro della democrazia e della pace. Sono queste le ragioni per le quali, ribadendo che riconosciamo nella figura del Presidente Mattarella una guida sicura per l'Italia, auspichiamo al Presidente del Consiglio una lunga permanenza a Palazzo Chigi necessaria per avviare e realizzare le riforme che già sono state messe in campo. Detto questo, mi scuso se ho preso qualche minuto in più, ma diciamo, mi pare che gli spunti per l'onorevole Tabacci ci siano tutti. Prego, onorevole, grazie ancora. Grazie a voi. Ho accolto con grande entusiasmo l'invito che mi è stato rivolto dalla Presidenza e colgo l'occasione per salutare il Presidente Emiliano Manfredonia, il Vice Antonio Russo, che mi ha introdotto con un documento molto corposo. E sono contento di aver ascoltato le parole così significative di Erika Mastrociani, che mi pare sono state pronunciate con una carica di speranza che forse è la cosa di cui si ha fondamentalmente bisogno. E ovviamente il tema della bellezza contiene e ispira una visione rigenerativa della società che è imprescindibile per quelli come noi che aspirano a definire politiche concrete ancor più in conseguenza del difficile periodo che abbiamo vissuto e stiamo vivendo a causa della pandemia. Ovviamente la genesi di questo piano di riforme è la conseguenza del Covid e quindi dovremmo anche valutarne gli aspetti positivi. Se non ci fosse stata questa vicenda, probabilmente l'Europa sarebbe rimasta ferma ai meccanismi con cui ha affrontato la crisi del debito con le vicende della Grecia, che avevano trascinato appresso le vicende italiane e le speculazioni internazionali
sul nostro debito. Il Covid ha rovesciato i parametri e ha costretto l'Europa ad interrogarsi e ad assumere delle decisioni che sono andate in totale controtendenza. Gli europei si sono convinti che si poteva mettere insieme un debito, avendolo sempre escluso molti di loro, e assumendo un atteggiamento di natura federale. Quindi una vera e propria rivoluzione, che lascia intendere che da questo punto di vista il Covid ha determinato una sferzata. Ovviamente non è finita questa cosa, perché quello che ha ricordato Antonio Russo a proposito delle paurose disuguaglianze che ci sono su scala mondiale, basta pensare al fatto che i vaccini che sono stati distribuiti interessano un numero molto ristretto di paesi. La generalità, la grande maggioranza della popolazione mondiale è ancora esclusa, e le varianti allineano, possono allineare proprio lì. Quindi non c'è solo un problema di solidarietà, c'è un problema anche di sicurezza. Se noi, e mi pare che il presidente Draghi, che ha una vista molto lunga, ha annunciato questi vaccini che l'Italia si impegna a fornire entro il 31 dicembre, 45 milioni, proprio orientati verso quei paesi che non se li possono neppure permettere. Ed è una condizione che lascia intendere come la comunità mondiale è costretta ad integrarsi. E l'idea di continuare a ragionare come se potessimo stare sulla Terra da soli è un'idea che non regge. Pensiamo alla dimensione demografica. Siamo passati nell'arco di pochi decenni da 3 miliardi scarsi a 8 miliardi, con una dislocazione della popolazione mondiale che avviene in maniera tale da confinare l'Occidente, in particolare l'Europa, e tra questi l'Italia, come i paesi più vecchi. C'è una scala di differenza per classi di età tra noi e gli africani di 30 anni, cioè loro sono di 30 anni più giovani di noi, con conseguenze che si potranno determinare nell'arco di pochi decenni, il che lascia intendere che forse dovremmo cominciare a parlare di Euro-Africa, perché è lì che bisogna immaginare una visione ampia. Allora, se io guardo al dibattito che c'è stato in casa nostra in questi anni, prima i milanesi, prima i lombardi, prima i varesotti, si capisce che stiamo parlando di una realtà che è così fuorviante che ti fa star male. Perché se tutti questi sono primi, come si trova a trovare il punto di equilibrio? Ognuno di questi rivendica la sua primazia. E allora, se tutti sono primi, non solo le disuguaglianze sono destinate ad incentivarsi, ma il punto di equilibrio non lo si ritrova. Quindi questo piano di investimenti e di riforme è uno strumento essenziale per orientare la visione del cambiamento che si vuole per il Paese, per mettere a fuoco gli obiettivi da perseguire, i problemi nuovi e vecchi che grazie alle risorse europee si potranno affrontare come fino ad oggi non è stato possibile. La sfida è costruire però una visione che vada al di là dei 6 anni previsti per l'attuazione del PNRR e che permetta di promuovere e di muovere idee, passioni, speranze per le persone e per le comunità. Una sfida che appunto ha un suo fulcro essenziale nelle città, con particolare riguardo alle loro periferie, ma allo stesso tempo coinvolge le periferie del paese come i piccoli borghi e i territori più isolati delle aree interne. Questo tema della periferia è un tema anche carico di valori culturali, non è qualcosa che si può considerare come periferico, come disprezzabile. Anzi, il fatto che voi abbiate convocato questo incontro qui a Corviale, comunemente e genericamente associata alle difficoltà delle grandi periferie urbane, è nota per questo, vuol dire che
il bene e la bellezza può trovarsi anche nei posti più disparati. Il punto è di come ci si rapporta rispetto a questo. Qual è il tipo di valutazione che si ha in animo rispetto alla persona e rispetto alla comunità? E allora è lì che tante delle nostre fasulle certezze finiscono per andare in crisi. E qui c'è il ruolo della vostra associazione. Il governo e il Parlamento in questi ultimi mesi, diciamo, si sono visti impegnati attorno ai vari temi e le esigenze che intersecano in funzione dei luoghi, delle persone, comunità che li popolano, assumendo anche iniziative per la rigenerazione urbana, che diventa un elemento centrale, anche prevedendo degli impegni finanziari adeguati. E questo vale per le aree interne più isolate, ma vale anche e soprattutto per le aree delle grandi città o anche delle medie città, e per la cultura e il ruolo che il terzo settore possono assumere all'interno di uno schema di questa natura. Pensiamo all'erogazione dei servizi, alla protezione e alla sicurezza sociale in situazioni di avversità o a favore delle fasce di popolazioni più deboli. E qui c'è il ruolo della vostra associazione, che è stata sempre al centro di una capacità di motivarsi su questi argomenti. Qui si potrebbe ricordare, diciamo, alcune delle questioni che sono state messe in evidenza. Con molta sensibilità il governo, nella recente conversione in legge del decreto Sostegni Bis a luglio, ha previsto significativi provvedimenti che interessano il mondo del no profit, in particolare con l'incremento del fondo straordinario per il sostegno degli enti del terzo settore, che dalla dotazione iniziale di 70 milioni per il 2021, prevista dal decreto Ristori, è già incrementata di 100 milioni di euro dal primo decreto legge sostegni, aumenta di ulteriori 60 milioni di euro sempre nel 2021. Con questo ultimo provvedimento normativo, il Governo ha inoltre varato anche misure in favore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza del settore sociosanitario, dello sport, per la tutela dei minori e delle non autosufficienze, per il sostegno dei centri estivi e per il contrasto alla povertà educativa. Quello però che voglio mettere in evidenza è che il Vicepresidente, nella sua amabile introduzione, ha sollevato una serie di questioni che secondo il mio punto di vista sono assolutamente centrali, e si dovrà interpretare il ruolo del PNRR alla luce anche dell'esperienza fatta sul Covid. In particolare è stato segnalato il tema della questione sociosanitaria, e qui non si può non mettere attenzione al dramma che ha interessato la regione più importante del paese, la Lombardia, che sembra un paradosso. Ma è così, non solo per numero di morti, ma per la totale inadeguatezza delle strutture sociosanitarie, così come esse erano andate confinandosi attraverso uno squilibrio tra la sanità pubblica e la sanità privata. Io credo di essere stato uno degli ultimi presidenti che avevano in radice la tutela della sanità pubblica e che consideravano il privato in funzione integrativa. Per cui siamo arrivati al punto che la regione più importante d'Italia era dotata di centri di intervento che consentivano di sostituire cuori, polmoni, fegati, di fare gambe nuove, ginocchia, spalle. Però di fronte al Covid si è trovata in crisi al punto tale che non è riuscito neppure a distribuire i vaccini anti-influenzali. E se non c'era un'azione determinata del governo negli ultimi tempi, anche grazie alla nomina del generale Figliuolo, probabilmente sarebbero ancora lì con quell'improbabile assessore che ha guidato la vicenda, e anche questo presidente che certo non si è segnalato per accortezza. Allora, se crolla la Lombardia, che cosa possiamo pensare che accada in Calabria? Vuol dire che il modello deve essere profondamente ripensato. E qui c'è un tema che riguarda la struttura dei medici di base, che devono però essere integrati
all'interno dell'organizzazione sanitaria, devono essere organizzati. Non si può immaginare che sia una vicenda episodica quella della struttura di prevenzione. Deve diventare un fatto strutturale. E qui quello che è stato ricordato a proposito delle case delle comunità previste vanno incontro a questo modo di pensare, di valutare, di considerare le cose, che è un modo determinante, è un modo di assoluta centralità. Io ho evitato di fare delle polemiche dirette in questi mesi, perché è sempre meglio dire una parola di meno, però non è che non abbiamo visto a marzo ed aprile dello scorso anno le azioni dissennate che sono state compiute. Quando in 16 RSA hanno pensato di consentire di mischiare i pazienti, e lì hanno innescato la morte sicura, con la storia che quel decreto riconosceva un bonus di 150 euro al giorno al fine di scaricare la pressione sugli ospedali, immaginando che anche sintomi non evidenti o modesti potessero non avere conseguenze sul resto della popolazione anziana. E guarda caso, e lì è scoppiata la bomba. E questo è avvenuto a cavallo tra marzo ed aprile del 2020. Ora, è evidente che noi non eravamo abituati più a ragionare attorno a queste cose, ma sono visti anche i limiti. E quindi bisogna immaginare che il PNRR serva per la dotazione che ha anche in termini di strutture finanziarie per cambiare registro, per mettersi su una posizione del tutto differente. Comunque, dicevo prima che la scelta della nuova Europa di fare debito per ricostruire un'Europa nel segno della solidarietà ha rappresentato una svolta. Vorrei aggiungere anche su questo punto che ora si sta uscendo dalla pandemia e si creano le condizioni per una nuova stagione di crescita e di sviluppo. Qui c'è il tema del lavoro. Ora, chi avrebbe mai detto che noi saremmo riusciti nell'arco di pochi mesi a rovesciare le aspettative? Oggi sono stato all'Assemblea della Confindustria, ho sentito il Presidente Draghi che è venuto a confermare che la crescita quest'anno è del 6% e che si immagina che dal prossimo anno possa essere attorno al 4% e si lavora perché essa sia continuativa, il che vuol dire che un ritmo di sviluppo, è chiaro che incorpora anche un rimbalzo, perché vi era stata una profonda caduta, ma un ritmo di sviluppo di queste proporzioni ci riporta indietro agli anni 50-60. Gli anni 50-60, quando la crescita del PIL in Italia era superiore a quella tedesca, cosa che poi non abbiamo più visto, perché per un po' siamo stati, fino agli anni 80, i secondi, e poi siamo diventati il fanalino di coda. Poiché l'occupazione è connessa, strettamente connessa, se non è falsa occupazione, alle prospettive di sviluppo e di ripresa, è chiaro che è a questa che dobbiamo agganciarci, non ad altro. Quindi vorrei dire che aver rovesciato le aspettative, aver creato le condizioni per una ripresa solida, è una prima risposta che è dovuta alla speranza, perché è chiaro che la motivazione che ha portato le aziende, ad esempio, a prevedere investimenti per il futuro di grande impatto, sono motivate dalla speranza di uscirne. La speranza di uscirne è stata legata al piano di vaccinazione e all'intuizione giusta che c'è stata. Chi avrebbe detto a marzo, quando eravamo i fanalini di coda, che nel giro di pochi mesi saremmo arrivati vicini all'80%? Nessuno. E oggi, lasciamo perdere poi le polemiche che sono destrutturate cerebralmente, perché è chiaro che se grazie alla scienza abbiamo uno strumento che ci consente di contrastare gli effetti letali, insomma, come si fa a dire? Non è che stiamo sperimentando. 4 miliardi di vaccini sono già stati distribuiti, se ne vedono gli effetti. Quelli che l'hanno fatto con ordine hanno degli effetti conseguenti. Non sono quelli di marzo e aprile
dello scorso anno, sono molto differenti. Allora, grazie a questo, diciamo che si è riacquisita la libertà e soprattutto si è riacquisito la possibilità di evitare che si richiuda di nuovo, perché la chiusura, il blackout di tutto, ha con sé il richiamo dell'impoverimento, della povertà, della disperazione, che è il contrario della speranza. Allora, questi elementi sono di una grande importanza. E tra l'altro vorrei osservare come il problema di cui abbiamo bisogno nei prossimi mesi è che si riesca a trovare un piano di relazioni industriali e sindacali che sia adeguato, perché noi in questa fase abbiamo bisogno di tutto. Un nuovo patto per il lavoro, un patto per lo sviluppo. È accaduto nei decenni passati, nell'immediato dopoguerra, che questo patto, pur in un paese che era ideologicamente molto diviso, sia stato sottoscritto nelle cose. Poi è accaduto che mentre in Germania si lavorava per portare il lavoro nelle fabbriche e per portare la responsabilità anche nella gestione delle fabbriche, mettendo in campo i lavoratori, hanno teorizzato questa cosa, l'hanno realizzata. E noi siamo finiti attraverso il primo, il secondo autunno caldo, in una condizione nella quale i contrasti sociali hanno poi generato dei mostri. E questo poi ha scatenato anche delle conseguenze in materia di equilibri finanziari, perché è evidente che è così, non è che le cose sono cadute. Il risultato pratico di tutta questa cosa è che noi abbiamo poi smesso di crescere, perché non abbiamo saputo trasformare in capacità di innovazione e quindi abbiamo pagato uno scotto rilevantissimo. Ora io non dico che noi saremo in condizioni di risolvere tutti questi problemi in un colpo solo, anche se l'azione riformatrice non è che è imposta dall'Europa, è obbligata, è una strada necessaria per chi, non avendo fatto queste riforme, credo di poter ricordare che i tedeschi con Schröder in un governo socialdemocratico avevano fatto con qualche lustro di anticipo quello che noi avremmo dovuto fare da tempo. E adesso queste cose le dobbiamo mettere in fila, una dietro l'altra. E allora, questo avviene in una fase nella quale la Germania e la Francia affrontano un ciclo elettorale assai delicato e si chiude tra l'altro l'era Merkel. E in Italia Mattarella, che si è rivelato un presidente molto coraggioso e illuminato, di fronte ad una crisi politica che era finita in un vicolo cieco, ha inventato la soluzione Draghi. Ora, la soluzione Draghi, sia ben chiaro, è una soluzione, è la carta definitiva, non è che ce n'è una di riserva. Non è che dice, ma adesso poi vediamo, se questa si esaurisce, poi torniamo come eravamo prima. Non c'è questa possibilità, perché in Europa e nel mondo pensano che il garante del PNRR italiano sia il presidente Draghi, a torto o a ragione, è così. Così come lo considerano il garante del debito italiano, che è arrivato nel frattempo, è cresciuto anche quello degli altri paesi. Ma non è il caso di dire mal comune mezzo gaudio, perché il nostro debito è nettamente più rilevante. Allora non è che possiamo pensare che è sulle spalle di una persona sola la garanzia di tenuta del sistema, sia con riferimento al debito, sia con riferimento al PNRR, che guarda caso è la metà del piano europeo. Per cui l'Europa, che adesso si appresta a ridiscutere il patto di stabilità, perché questa vicenda tornerà all'ordine del giorno tra non molto, e i paesi cosiddetti frugali immaginano che quello che è stato fatto per l'Italia sia stato esagerato. In realtà quello che è stato fatto per l'Italia, che ha convinto anche la Germania, che quel che era stato fatto nei confronti della Grecia era profondamente sbagliato, perché se l'intervento fosse avvenuto nell'arco dei primi 6 mesi sarebbe costato un decimo di quello che è costato poi alla Comunità Europea risanare il problema finanziario greco. Quindi è evidente che tutte queste cose però ci devono far credere che non è che basta la garanzia Draghi, dietro ci deve essere un paese che ragiona. Se guardo al dibattito politico dei finti partiti che sono in campo, si capisce che ce n'è di strada da fare, perché è ovvio che potrebbe stancare anche un santo la litania delle vicende di questi giorni, di queste settimane. Mancava solo
la distinzione come arricchimento rispetto al governo che Salvini ha teorizzato in questi giorni. Voglio dire, adesso mi sembra che è davvero un eccesso, no? Cioè, che cosa dobbiamo dire? Allora, ma questo è il segno della libertà, ho capito? Quindi uno che va in Parlamento fa come vuole. Ma non può funzionare così, questa non è una democrazia funzionante, è una democrazia confusionaria gestita così. Però ho l'impressione che stavolta Salvini abbia sbagliato di brutto e quindi è un problema. E siccome in questi anni ce ne sono stati molti che sembravano unti del Signore e poi sono finiti male, tengano conto che l'opinione pubblica in questo momento ha espresso una preoccupazione rilevantissima per gli effetti del Covid e ha cambiato anche valutazioni, prospettive, secondo me, sta ragionando molto più in profondità di quello che pensiamo. Allora, adesso ci sono le elezioni amministrative, qualcuno adesso dice che il cosiddetto centro-sinistra potrebbe vincere in tutte le 5 città capoluogo. Mi è venuto in mente il 93 di Occhetto e la gioiosa macchina da guerra. Anche loro aveva vinto in tutte le città più importanti, dopodiché è arrivato, 2 mesi dopo è arrivato Berlusconi e gli ha spazzato via il campo. Allora il punto dove sta? Che qui non abbiamo bisogno di una gioiosa macchina da guerra o di pensare che vincere queste elezioni amministrative il 3-4 ottobre risolve i problemi. C'è un problema politico che è connesso al ruolo di Mattarella e a quello di Draghi, da cui dipende il futuro del Paese. Ed è lì che dobbiamo sintonizzarci, pensando che il Paese è in larga misura sintonizzato proprio lì. Stamattina l'Assemblea della Confindustria hanno organizzato un'ovazione nei confronti di Draghi, che secondo me era perfino esagerata. Però per dire che c'è un modo di sentire, anche di quelli che si sentono più impegnati, sul crinale della ripresa. Che sono, oggi Bonomi, l'ho sentito fare un discorso in cui patrocinava un accordo stretto con il sindacato, che non mi sembrava che nei mesi scorsi funzionasse così la cosa. Ho pensato, guarda che anche loro cominciano a ragionare, perché è evidente che se noi non rimettiamo in piedi le condizioni di una forte spinta unitaria nel Paese, non aiutiamo non solo il governo a portarci fuori, ma noi stessi a sintonizzarci rispetto ad un passaggio che è in qualche modo obbligato. Allora, il PNRR, e concludo, è un documento completo e severo ed è stato l'atto costitutivo del governo assieme ai vaccini, poi concordato e definito con l'Europa, che volta pagina radicalmente come metodo rispetto all'utilizzo da parte del nostro Paese dei fondi strutturali, cioè noi non potremo ripetere l'esperienza dei fondi strutturali. Si spenda purché si spenda, anche quelle sostanze che erano previste per fare investimenti venivano trasformate in spesa corrente. E secondo voi noi possiamo, ci lasciano fare un'operazione di questo genere? Togliamocela dalla testa, noi quei soldi non li vedremo se sarà così, perché quel meccanismo è un meccanismo che funziona con gli stati d'avanzamento e noi dovremmo essere in grado di dimostrare quel che stiamo facendo rispetto agli impegni che sono stati sottoscritti, che sono documentati in Europa. E gli stati d'avanzamento vuol dire che i soldi li vediamo quando abbiamo dimostrato che stiamo andando coerentemente avanti con la gestione dei progetti che abbiamo concordato. Non sono i fondi strutturali, questa è una cosa. Quindi allora il nord e il sud, tutto quello che vogliamo, Antonio, il punto è che bisogna collocarci in questo meccanismo, per cui le furbizie che abbiamo usato nel passato dobbiamo accantonarle, se no noi non arriveremo al 2026, già nel 2023 cominceranno a portarci il conto finale. Allora, io dico, c'è poi questa stagione di riforme che il Paese finalmente si è convinto di percorrere, si è convinto o è stato costretto, dalla giustizia alla pubblica amministrazione, alla concorrenza, al fisco, alla semplificazione. È chiaro che bisogna andare avanti su questo terreno. E poi c'è una grande ripresa di credibilità internazionale giocata soprattutto sul ruolo del Presidente Draghi. Io penso che, e concludo davveramente, che l'occasione storica che abbiamo davanti, cioè quella di un rilancio dell'Europa in chiave federale,
richiama anche dei punti che sono stati oggetto del dibattito di questi giorni. Penso alla politica di difesa comune che è stata rilanciata dai francesi. Ora, intanto mi viene da ricordare quel 1954, quando il Parlamento europeo pugnalò l'idea che era originaria di Alcide De Gasperi, quella di una comunità europea di difesa, e che lo portò alla morte, con quel dispiacere. Allora, sentire oggi i francesi, ho avuto occasione di incrociare il commissario Breton e ho notato, oltre ad aver annotato questa cosa di De Gasperi, perché non me l'ero dimenticata, ho anche detto che quel seggio alle Nazioni Unite è il seggio dell'Europa, non può essere il seggio della Francia. E quindi vuol dire che se noi vogliamo fare un'operazione che metta in avanti la comunità europea di difesa e la rilanci, dia spazio alla prospettiva federalista, dobbiamo socializzare le cose, non è che possiamo dire della difesa ci pensa la Francia, perché i francesi hanno pensato di mettere sullo stesso piano gli americani e i cinesi. Ora, io non li metto sullo stesso piano, non solo perché sono in un governo che si definisce atlantico, ma perché non sono proprio sullo stesso piano, sono su piani diversi. Allora, questa cosa qui secondo me è una grande occasione, e l'altra grande occasione è di cogliere la palla al balzo per una politica fiscale comune, che vuol dire che bisogna limitare i paradisi fiscali in Europa, e ce n'è più di uno, ce n'è più di uno, perché il problema delle multinazionali che saltellano di qua e di là, perché vanno a prendere la sede tutti in Olanda, e poi c'è quello lì che ci viene a spiegare che lui sarebbe il capo dei frugali, stiamo freschi. Quindi, però, per fare questo bisogna essere in regola, non è che possiamo pensare che rispondiamo alle insolenze con altre insolenze. Ho finito. Dobbiamo essere in regola, e per essere in regola abbiamo l'esempio da fare, dobbiamo fare un PNRR a regola d'arte, perché se facciamo questo difendiamo e salviamo anche l'Europa, e con la prospettiva del nostro paese anche la prospettiva europea. E secondo me un gioco importante nell'equilibrio mondiale che si determinerà a livello internazionale. Grazie. Grazie, grazie molte. Io non mi scuso con Ermete Realaccio, al quale do subito la parola, anche con l'onorevole Tabacci, e recupereremo naturalmente la ricchezza di questo intervento successivamente. Presento in un secondo e mezzo Ermete, che non ha bisogno di essere rappresentato, molta strada fatta insieme sui temi della mondialità, della pace. Ermete è presidente di Simbola ed è anche presidente onorario di Legambiente. La cosa che voglio dire, lasciatemi da dire, è che tra i promotori del manifesto di Assisi per un'economia a misura d'uomo contro la crisi climatica. Grazie per il lavoro che stai facendo. A te la parola. Scusa se siamo andati un po' lunghi. Grazie, grazie Antonio. Io chiedo scusa, per la verità, soprattutto sono rammaricato di non poter sentire Serena Nocetti, però purtroppo avevo un incrocio pensato per altri tempi, E vi ringrazio. Questo è un incontro bello, adoperando questo incontro ricco. Condivido le considerazioni del primo intervento che Antonio ha fatto in merito alla valore complesso della bellezza come criterio. Io cercherò di provare a dire che la bellezza è un fattore produttivo, utilizzando anche l'elaborazione di Simbola. Noi a volte siamo abituati a pensare che l'economia sia quella che si discute soltanto con gli algoritmi oppure che le agenzie di rating ci propongono. L'economia, e soprattutto l'economia italiana, è anche altro. E la bellezza in tutti i suoi aspetti, a partire dalla bellezza delle relazioni, giustissima, lo diceva bene Erika prima, la scelta di Corviale, anche per la ricchezza che c'è dietro la realizzazione di questa esperienza, la bellezza delle relazioni, la tenuta delle comunità è un fattore essenziale per l'identità di un paese e anche per la capacità di un paese di produrre a sua volta bellezza. Aristotele diceva che le città si fondano sull'amicizia, no? E 60 anni fa un grande sindaco di Firenze, La Pira, ci spiegò che poi le città non sono cumuli occasionali di pietre, che hanno la loro anima. E io ricordo di La Pira un'altra bellissima frase, perché una volta lui ha detto: solo gli animali privi di spina dorsale hanno bisogno del guscio.
Ora in biologia non è così, nel senso in biologia abbiamo animali che hanno sia il guscio che la spina dorsale, la tartaruga, l'armadillo, eccetera, ma non era un biologo la pira, ma era chiaro il messaggio che lui voleva dare. L'identità serve per aprirsi. Se uno ha la spina dorsale si apre, quando non si ha la spina dorsale si costruiscono i muri. I muri sono fili di identità deboli, di identità degenerate, e noi, difendendo un'identità del paese che è ricca, plurale, in cambiamento, difendiamo la capacità di questo paese di stare al mondo e di aprirsi. E questa identità parte dalla condivisione delle comunità. Non si difende ciò che non si ama, questo vale in tutte le cose. Io ero molto amico di un grande sindaco di un piccolo comune, Angelo Vassallo, sindaco di Pollica, che fu ammazzato per la sua battaglia per la legalità, per l'ambiente, peraltro ancora senza giustizia, diciamo. Però mi ricordo, lo dico perché Angelo era anche un testardo, caparbio, amante della sua terra. Per lui Pollica era il posto più bello del mondo. Ora, Pollica è bella, però insomma la concorrenza non è piccola, diciamo, poi già solo se si muove qualche decina di chilometri fra Costiera Amalfitana, eccetera, insomma, non era così semplice la cosa. E lui, per amore della sua terra, forzava anche le cose, no? Era molto impegnato, era coraggioso, e quando non aveva una storia vera se la inventava. Io ricordo che ero a cena con lui 10 giorni prima che venisse ammazzato, perché stavo da quelle parti, e lui in quel momento si era inventato una leggenda metropolitana, a mio avviso. Lui ovviamente si arrabbiava quando io dicevo questo, cioè si era inventato che Hemingway aveva scritto Il vecchio e il mare a partire dal racconto di un pescatore di Pollica che si chiamava Uvecchio. Ora, non c'è traccia che Hemingway abbia mai parlato con Uvecchio, no? Oltretutto non mi pare che il Marlin alligni, diciamo, nel mare di Pollica. Però lui, che aveva fatto tante cose sul sociale, sull'ambiente, sul parco, la dieta mediterranea è diventata patrimonio dell'UNESCO grazie all'azione anche di Angelo Vassallo, del parco, con triangolazioni. Lui, se non aveva una cosa per difendere e valorizzare la sua comunità, il suo territorio, se la inventava, no? E devo dire che quando, siccome la fortuna aiuta gli audaci, quando morto lui è rinviata l'incontro che lui aveva organizzato su questa vicenda, fu tenuto questo incontro, un mare di americani andarono a Pollica a cercare le tracce di Hemingway, no? Ora, l'unica traccia che c'erano è che Hemingway, che era un corrispondente di guerra, si era ubriacato, perché amava, diciamo, i piaceri della vita, diciamo, si era ubriacato in un albergo che stava nell'entroterra, diciamo. Però sì, in quel momento c'era nel porto di Pollica, che aveva fatto costruire Angelo Vassallo, per difendere i pescatori e attivare il turismo, e Pollica era diventato, Acciaroli in particolare, un luogo fortissimo, vedo gente che a noi ci conoscono il posto, c'era un yacht con un sedicente nipote di Hemingway a bordo, perché non faceva Hemingway di cognome, e fu la prova provata che c'era questo legame con Hemingway. Perché dico questo? Perché io dico che noi in questo passaggio decisivo in cui possiamo costruire un'Italia migliore a partire dall'Italia che c'è, dobbiamo essere coraggiosi, raccogliere tutte le energie che ci sono e capire che quello che una volta era il nostro compito, io vengo dall'associazionismo come storia, oggi è molto più importante, perché è il retroterra anche di un'idea di economia diversa. Il manifesto di Assisi, che tu citavi prima, Antonio, ha una prima frase che dice: affrontare con coraggio la crisi climatica è necessario, ma è anche l'occasione per costruire un'economia e una società più a misura d'uomo e per questo più capace di futuro. C'è, faccio io, colpa mia? Non lo so. C'è questa finestra che si è aperta, ed è una finestra in cui l'Italia ha molto da giocare, ha molto da dire. Aggiungo una cosa, a me piace una cosa del termine bellezza. La bellezza nella Laudato Si' credo che sia citata più di 20 volte, trasversalmente in tutti i campi. Ma questa rivalutazione che c'è nell'elaborazione di Papa Francesco, di sentimenti che vengono naturalmente considerati deboli, no? E che invece sono molto forti, non sono inermi, no? È molto importante, penso alla gentilezza. Io ricordo che il manifesto di Assisi si conclude con l'impegno a costruire un mondo più sicuro, più civile, più gentile. Io ricordo che alcuni dei primi firmatari del manifesto
ha firmato anche Emiliano e tanti altri, mi dissero: ma Gentile, su un manifesto che vuole mettere assieme economia, società, istituzioni, saperi, è un termine un po' fricchettone, adesso lo dico in termini, no? Il ragionamento era un po' più elaborato, diciamo, da questo punto di vista. E poi abbiamo visto che la gentilezza ha giocato un ruolo fondamentale nella Fratelli Tutti, no? Oppure il termine, quando nella Laudato Si si dice che la sobrietà non è meno vita, ma è vita più piena, si fa capire che alcuni termini vanno usati non in maniera, per così dire, passiva, ripiegata, ma come una chiave per cambiare, diciamo, da questo punto di vista. E l'occasione per cambiare c'è, lo diceva anche Tabacci prima, perché l'Europa sta cambiando. L'Europa aveva scelto il Green New Deal prima della pandemia, no? E però l'Europa veniva da un periodo durissimo. Io ricordo, mi è rimasto impresso un discorso del Papa per la sua durezza a Strasburgo nel 2014, quando lui parlò di un'Europa vecchia e stanca e la paragonò a una nonna non più fertile e vivace. Io penso non l'avesse detto il Papa, insomma, passava i guai chi adoperava un linguaggio di questo tipo, ma aveva ragione, perché l'Europa sembrava imballata. Poi ci sono stati gli accordi di Parigi, c'è stato il trauma della Brexit e c'è stata una risposta che già era nel Green New Deal. Dopo la pandemia l'Europa ha accelerato in questa direzione, sia in termini finanziari, come diceva Bruno, ma anche definendo una nuova base del proprio carisma e del proprio posto nel mondo, perché voi guardate, poi il PNRR l'ha un po' messo in varie maniere, ma l'Europa ci dice che i soldi, non solo quelli del Next Generation UE, anche quelli del bilancio ordinario dell'Unione Europea, vanno spesi in tre capitoli, non 300: coesione, transizione verde e digitale innovazione. Questi sono i tre capitoli, non è che è una cosa, la coesione è questa. Cioè, tante cose, è la sanità, eccetera, ma la questione è la ripresa di un rapporto fra istituzioni e comunità, e dentro le comunità, e un protagonismo delle comunità. La transizione verde è, appunto, la transizione verde, ed è oggi una chiave molto forte per una nuova economia. L'Europa non è che ha scritto quella cosa per carezzare Greta, ha scritto quella cosa perché ha capito, ma se voi leggete le cronache tutti i giorni, non seguendo, insomma, i salamelecchi della vecchia politica, vedete che è un terreno anche di confronto geopolitico. Lo scontro fra Stati Uniti e Cina si giocherà sulle tecnologie verdi anche, sugli impegni che si prendono su quel terreno. E in molti campi chi arriva prima sarà più forte. Vi faccio un solo esempio italiano per capirci. Io sono un ambientalista, con l'Enel ho litigato abbastanza nel passato, nucleare, carbone, eccetera, eccetera. A un certo punto l'Enel ha cambiato rotta, molto prima di altri ha detto no, faccio tutto rinnovabile, aiutato dai referendum in Italia, ma è stata anche una scelta del gruppo dirigente dell'Enel. L'Enel adesso è l'azienda privata elettrica più quotata in borsa d'Europa, una delle due più forti del mondo, perché quella scelta ha pagato anche in termini economici. E c'è un lavoro che fa ogni anno la Fondazione Simbolo che si chiama Green Italy, in cui viene analizzato l'andamento delle imprese italiane. E da questo lavoro risulta che le imprese, non per le leggi e per i decreti, ma per l'antropologia produttiva italiana, che hanno investito in cose che hanno a che fare con l'ambiente, fonti rinnovabili, risparmio energetico, riduzione e recupero delle materie prime, dell'acqua, innovazione di processo e di prodotto, queste imprese, che sono circa un terzo del manifatturiero italiano, sono quelle che innovano di più, producono di più e creano più posti di lavoro. E sempre lavori che noi abbiamo fatto, risulta anche che le imprese, anche queste sono circa il 30%, che sono più coesive, che hanno rapporti migliori con i lavoratori, con i subfornitori, con le comunità, con i territori, vanno meglio, esportano il doppio, cioè, e esportano il doppio anche perché producono bellezza. Cipolla diceva che la missione dell'Italia è produrre all'ombra dei campanili cose belle che piacciono al mondo, all'ombra dei campanili, cioè servono le culture per produrre bellezza, serve la spina dorsale di Lapira per produrre bellezza. E se noi andiamo a vedere un po' tutti i nostri settori in cui noi andiamo meglio, si è appena chiuso a Milano il Salone del Mobile, noi siamo i terzi esportatori di mobili al mondo, ma li esportiamo perché non perché paghiamo di meno i lavoratori, ma
ma perché i nostri mobili sono più belli, sono più innovativi, consumano meno energia, recuperano più legno, siamo i più grandi recuperatori di legno in Europa, consumano meno acqua, c'è un incrocio di fattori che non è determinato dalle leggi. Poi se arrivano le leggi del governo, mi sembra che Draghi sia la persona più adatta per rompere un pochino una vecchia idea di politica e di economia, speriamo lo faccia, verificheremo. L'antropologia produttiva italiana va in questa direzione. Vi faccio un esempio che a me diverte molto. Pochi lo sanno, ma noi siamo dei grandissimi costruttori di giostre. I bambini di Pechino, di Shanghai, di Copenaghen, di Con Island giocano su giostre italiane. Le giostre italiane vincono perché sono più belle, di nuovo torna il termine della bellezza, perché si adattano di più alle culture locali. Gli italiani sono meno rigidi. Cioè il tedesco fa una giostra e vende la stessa giostra in tutto il mondo, ma questo vale per i mobili, vale per tutto. L'italiano dice come la vuoi? È aggiusta, ma anche perché le nostre giostre consumano la metà dell'energia di quelle tedesche. Non è che c'è stata una legge, aggiungo che i costruttori di giostre in genere sono eredi di famiglie circensi, dubito che si siano formati ai seminari della Lega Ambiente e di Greenpeace, no? Però sono imprenditori italiani e quindi c'è quella caratteristica che include il tema della bellezza, che è un elemento centrale nella costruzione di un'economia, come dice il manifesto di Assisi, più a misura d'uomo, in cui se l'Italia fa l'Italia ha molto da dire. Io ricordo che Zamagni, quando fu presentato il manifesto di Assisi ad Assisi per l'appunto, disse, conoscete tutto l'intelligenza e l'arguzia di Stefano, e disse se si apre la prospettiva di un'economia a misura d'uomo è il momento dell'Italia. Noi abbiamo da dire molto di più degli altri, a patto di saperci anche noi riconoscere, perché noi siamo anche dei criptodepressi. Siamo un paese che, che ha un mare di problemi, è capace di indicarli senza affrontarli, ma è incapace di vedere i propri punti di forza. Guarda, a me ha colpito molto, siamo in una sede sportiva, pallone, ma anche volley, perché vedo un bacher, una fanciulla che fa un bacher dietro nelle cose che sono dietro di noi. Ha colpito molto chi si è vista la finale degli europei di volley, il fatto che a un certo punto l'allenatore ha chiamato questi ragazzi, li ha messi intorno, abbiamo sentito cosa gli dicevi e gli ha detto Fefe da Giorgi, gli ha detto, dice, ma perché avete queste facce? Siamo forti, siamo alla pari, ci stiamo giocando la finale europea, giocate e vincete. Gli italiani sono un po' così, eh? Nel senso, uno direbbe, ma perché avete queste facce? Lo dico anche a Bruno, io non sono sorpreso che l'Italia cresca il 6%, perché l'Italia ha in pancia una qualità tale, non tutta l'Italia, purtroppo c'è una divisione, anche Draghi oggi ha segnalato un problema, Antonio lo conoscerà sicuramente, che troppo di questa crescita occupazionale è lavoro a termine, i tre quarti della crescita occupazionale, però ha una forza quando fa l'Italia. E nel fare l'Italia la coesione, l'inclusione, la bellezza sono componenti essenziali perché sono il retroterra produttivo. Vi racconto una storia marchigiana in questo caso. L'impresa forse più importante nel fare macchine da caffè industriali è la nuova Simonelli, viene considerata un po' una specie di Ferrari delle macchine da caffè. Ha anche il marchio Arduini, esporta il 90% della produzione. Le fa tutte in un piccolo comune della provincia di Macerata, nell'area del cratere. Questo comune si chiama Belforte del Chienti, ha 2.000 abitanti. Io ho una passione per i piccoli comuni, ma questa è un'altra storia, diciamo. Non è. Però nel caso specifico, questa potentissima azienda, dal punto di vista della sua capacità, produce lì tutto. Questa azienda è un'azienda avanzatissima. È un'azienda, io ho inaugurato l'impianto dopo il terremoto, è un impianto autosufficiente dal punto di vista energetico, classe A, industria 4.0 che viene adoperata, per loro fanno 900 tipi di macchine da caffè diverse, microchip, isola di produzione e in tutto il mondo danno queste macchine così, sono formidabili, ma rapporti straordinari con il territorio, non solo con i lavoratori. Iniziative culturali, asili nido, campetti sportivi, c'è un'azienda che ha questo dietro. Ma la cosa che mi ha divertito è che il signore che
anziano, che è il capo di questa azienda, si chiama Nando Ottavi, peraltro è stato sindaco democristiano Bruno di un comune di 400 abitanti una vita fa, e che era entrato in quell'azienda come apprendista, adesso è il capo di quell'azienda, mi ha raccontato che quando arrivano gli acquirenti americani, giapponesi in azienda, lui li porta in paese. Come potete immaginare dal nome, dal toponimo, Belforte del Chienti era un forte che è diventato un paesino che sta su una collina marchigiana e che si affaccia su un paesaggio marchigiano con le sue caratteristiche, ma bello come tanti paesaggi italiani, no? E mi ha raccontato che lui qualche volta li porta in paese, questi si affacciano, vedono questa bellezza. Bombo Marley diceva che le cose più belle non sono perfette, sono speciali. Vedono questa bellezza particolare fatta di tanti campi fra di loro, e più di uno gli ha chiesto chi li paga i giardinieri. Perché per loro quella bellezza era figlia di una pianificazione, di un investimento, pubblico o privato che fosse, invece era la maniera di essere dell'Italia. Dietro questa maniera di essere dell'Italia ci sono comunità orgogliose, c'è l'azione delle ACLI, c'è l'azione dell'associazionismo, ci sono spesso immigrati che si integrano, il ragionamento sarebbe lungo, ma cosa ne sarebbe di tante nostre produzioni di qualità se non ci fosse, anche in quelle aree del terremoto, il fatto che tanta gente è venuta a fare lavori che gli italiani non vogliono fare più e ha imparato a farli e sono diventati un pezzo di quelle comunità, no? Allora, questa idea della bellezza, della gentilezza come chiave produttiva anche del paese, ovviamente assieme all'innovazione, questa idea ancora più forte che la green economy non è un dover fare, cioè non è una scommessa da vincere, perché chi si muove per primo ha dei vantaggi, è accaduto già in tanti settori. Ho visto un dibattito ridicolo sul nucleare, ma il nucleare ha perso mica per il referendum, il nucleare costa un casino, nel senso in Europa le uniche centrali nucleari in costruzione, che sono Creimanville e Olkiluoto, sono in ritardo di 15 anni e costano il triplo del previsto. E gli inglesi, te lo dico a te Bruno che sei attento ai numeri, che vogliono costruire una nuova centrale nucleare, si sono impegnati a pagare quell'energia il doppio per 35 anni rispetto a quanto costa adesso l'energia, perché lei c'è anche una componente militare che non va trascurata e che non trascuro neanch'io, perché poi Europa difesa militare significa anche questo qui. Allora noi possiamo essere molto forti se facciamo l'Italia e se recuperiamo le nostre radici antiche e le investiamo nel futuro. Io per esempio amo molto un brano della Costituzione senese del 1309 che sembra quasi la sceneggiatura dell'affresco del buon governo di Lorenzetti che viene dipinto 20-30 anni dopo. Peraltro è molto bello, ho letto che voi sapete che del buon governo ce l'abbiamo quasi intatto, del malgoverno abbiamo solo alcuni pezzi, diciamo, no? Qualcuno è andato ad analizzare e ha visto, secondo lui, questi esperti, che sono le stesse persone. Cioè nel buon governo noi vediamo delle persone che sorridono, parlano, fanno attività, nel malgoverno ci sono persone arrabbiate, che guardano in cagnesco gli altri. Una componente del buon governo e del cattivo governo è anche quella di indebolire o rafforzare le relazioni umane. Ma nel Costituto di Siena del 1309, che fu scritto in lingua volgare, anche se i giuristi scrivevano in latino, e fu affisso in tutte le chiese, perché tutti lo dovevano conoscere, c'è una frase bellissima, siamo nel 1309, e i senesi non erano, diciamo, non usavano il metodo Montessori, erano molto aggressivi come città. Difatti i senesi ricordano come giornata dell'orgoglio senese non l'anniversario del Costituto di Siena, ma l'anniversario della battaglia di Montaperti, quando 20-30 anni prima in inferiorità numerica massacrarono 12.000 fiorentini. Quel giorno i senesi si sentono molto senesi. Ma c'è quel brano che dice: chi governa deve avere massimamente a cuore la bellezza della città, per cagione di diletto e allegrezza ai forestieri, per onore, prosperità e accrescimento della città e dei cittadini. Noi siamo anche quello. Non è una cosa del passato, è una antropologia che dobbiamo investire sul futuro, però dobbiamo essere convinti innanzitutto noi. C'è un grande regista americano che in realtà era nato in Sicilia, Frank Capra, una volta ha detto una frase molto americana,
perché ha detto: i dilettanti giocano per piacere quando fa bel tempo, i professionisti giocano per vincere mentre infuria la tempesta. Noi siamo dei professionisti di un'Italia umana che per questo è più capace di futuro. Grazie, grazie, grazie Ermete, grazie. Grazie per questa prima relazione di scenario, grazie davvero. Ti ho detto, Ermete è uno di famiglia, mi scuso se siamo andati un po' più lunghi. Recupereremo certamente molte delle cose che sono state dette di un'altra economia possibile, no? Come dicevi, credo che sarà materia di discussione anche nelle prossime giornate. Allora io introduco immediatamente la professoressa Serena Noceti, che, prego professoressa, grazie, che è ordinaria di teologia sistematica all'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Firenze. Le abbiamo chiesto di aiutarci a ragionare sul tema della comunità cristiana, le forme paradossali di una possibile bellezza. Voglio ricordare brevemente, non ho avuto la possibilità di farlo con Ermete perché andavamo un po' di fretta, che nel 2005 ha conseguito il dottorato summa cum laude in teologia dogmatica presso la Facoltà Teologica dell'Italia Centrale, sulla Chiesa segna del Regno di Dio, l'ecclesiologia ecumenica di Wolfhard Pannenberg con il professor Severino Dianic. Ha conseguito, poi ha insegnato, mi scuso, presso la medesima facoltà teologica in altri istituti di scienze religiose, è socia fondatrice del coordinamento delle teologhe italiane ed è stata anche vicepresidente dell'associazione Teologi Italiani, ha partecipato come consulenza al Sinodo dell'Amazzonia, insomma tante cose. Dal 2012 è presidente con Roberto Repole del comitato scientifico del progetto editoriale commentario ai documenti del Vaticano II e assumendo appunto la curatela di 9 dei volumi previsti. E poi ha scritto tante cose, tanti libri, insomma. A lei la parola. Naturalmente. Grazie, grazie per questa, per questo invito. Direi a prendere parte con voi a un tratto, a un tempo di pensiero. Se le ACLI sono sempre spazio di azione solidale nel contesto della vita italiana, spazio politico, spazio di formazione anche, promozione umana e politica, direi anche sono sempre stato uno spazio di elaborazione. E quindi grazie di avermi chiesto, avermi coinvolto, avermi chiesto di riflettere insieme con voi. Quindi io vi porto in quello che è la prospettiva della riflessione sulla comunità cristiana. Indubbiamente la parola comunità risuona nel nostro immaginario sociale ed ecclesiale immediatamente, contrassegnata da un tratto di positività, di fascino, di valore, tanto che direi sembra quasi naturale avvicinare alla parola comunità l'aggettivo bella. Ma quest'uso è legittimo? Si può dire che la comunità è bella? E quando una comunità è bella? In che senso? Ci troviamo davanti immediatamente a una duplice difficoltà, direi al sommarsi di due retoriche, quelle della comunità e quelle della bellezza. Come ci avverte la sociologia e la filosofia sociale ormai da più di 70 anni, comunità è una parola ambigua, indefinita, come dice Marco Aime, una parola trappola, che può applicarsi a diversi soggetti collettivi, organizzati ed essere utilizzata in sistemi concettuali di interpretazione del fatto sociale molto diversi gli uni dagli altri. Una parola così facilmente comprensibile che sembra ovvia e quasi scontata. E altrettanto potrei però dire, è già stato anche ricordato, che il nostro approccio al registro estetico, alla parola bellezza, spesso non è adeguatamente critico, si sovraesalta questa prospettiva, ma non sempre se ne definisce i confini e le forme. Allora, nell'assumere la responsabilità, mi esprimo così, di pensare questa sera insieme con voi, comunità, comunità cristiana, e anche nell'assumere la responsabilità di delineare traiettorie per un possibile e desiderabile futuro di comunità nel nostro contesto italiano, segnato dalla sofferenza sociale ed ecclesiale che la situazione di pandemia ha posto e anche rivelato. E nell'assumere questa responsabilità in un tempo, lo abbiamo sentito, in cui percepiamo come necessaria la rigenerazione dei legami sociali e ne intuiamo forme e possibilità,
In questo tempo, in questo momento, direi che vorrei attingere per un contributo specifico a un'eredità antica ma ancora vitale, quella delle comunità cristiane neotestamentarie. Infatti, se guardiamo all'esperienza delle prime comunità nella fase generativa della prima, della seconda, della terza generazione cristiana, quella di cui parlano gli scritti neotestamentari, vi troviamo un messaggio, a mio parere, che ci permette di affrontare tanto la questione ecclesiale aperta oggi, quanto la questione culturale sulle forme di appartenenza e sulle dinamiche di una vita sociale umanizzante e giusta. E troviamo però un messaggio, come ho messo nel titolo, riformulando il titolo che mi era stato dato, che ha i tratti dell'inaspettato, del paradossale, direi del profetico. Un approccio che ci permette di non essere ingenui, parlando di comunità e di bellezza, di non essere idealisti, ma direi sanamente utopici. Allora mi pongo, per aprire questa riflessione, direi all'interno di quel taglio aperto, mi esprimo così, alla Fontana, che il duplice interrogativo «cosa vuol dire bello e ha ancora senso parlare di comunità» pone su una superficie apparentemente tranquillamente piana. Allora, cosa vuol dire bello? Direi già la prima pagina della Genesi ci porta davanti al termine buono, bello. Per 7 volte l'autore di Genesi ci dice che Dio, davanti alle opere create, vide che tutto era, che era tov. Questa è la parola ebraica che peraltro torna nel Primo Testamento ben 741 volte. Una parola che sappiamo bene va tradotta, veniva ricordato anche all'inizio, sia con l'aggettivo bello, è possibile porre questa interpretazione, sia nel senso morale di buono. Ma direi più precisamente nel testo biblico, quando ci si trova davanti al termine tov ebraico, in realtà si fa riferimento da un lato a un senso estetico, bello, dall'altro a un senso morale, buono. Ma c'è un terzo registro, quello della dinamica funzionale. Bello per la Bibbia, per l'uomo biblico, è ciò che è idoneo a una determinata realtà e che permette di raggiungere un determinato scopo. Non è solo bello, non è solo buono, non è solo giusto, ma è funzionale al raggiungimento dell'obiettivo e del senso ultimo di una realtà. Come scriveva un famoso esegeta, Westermann, l'ebreo non contempla la pura e semplice bellezza di ciò che esiste, prescindendo dalla funzione di ciò che è contemplato. Un'analoga prospettiva, se vogliamo, la troviamo nel Nuovo Testamento. Quando gli autori neotestamentari ricorrono all'aggettivo kalos, bello, per definire una persona, una realtà, un'azione, certo lo misurano sul buono, bello, buono, ma anche sull'adeguatezza in relazione al fine da raggiungere. Pensiamo tutti nel quarto Vangelo al fatto che il termine, l'aggettivo kalos, bello, è usato per Gesù, buon o bel pastore, o ancora per il vino delle nozze di Cana, o ancora per l'intera missione di Gesù che è chiamata una bella opera. E mi piace ricordare, ponendo il linguaggio biblico e la tradizione biblica a confronto con le parole che questo pomeriggio abbiamo ascoltato, mi piace ricordare un breve passaggio della prima lettera di Pietro, al capitolo 2, dove si dice che davanti ai pagani che giudicano malfattori cristiani, i cristiani, la comunità, sono chiamati a mantenere una bella condotta, perché osservando le belle opere vostre, i pagani riconoscano, glorifichino Dio nel giorno della sua venuta. Se questa è una prospettiva ben nota, io voglio però aggiungere, per pensare la forma bella, paradossale della comunità cristiana, un elemento che ritengo essenziale. Nel quarto canto del Servo del Signore, nel capitolo 52 del libro di Isaia, un testo centrale per l'interpretazione cristiana dell'evento pasquale di Gesù, noi veniamo portati davanti a un Messia e un Messia sconfitto. Veniamo cioè richiamati a superare visioni superficiali della realtà che si fanno incantare dalla bellezza, dall'apparire di chi è vincente e potente, per assumere invece uno sguardo che riconosce salvezza, compimento, realizzazione della persona,
attraverso chi è segnato invece da una totale mancanza di bellezza e di apparente riuscita. Il Messia avrà discendenza, riceverà vita in pienezza, ma è un Messia sconfitto. Non c'è bellezza sul suo volto, non c'è niente che affascini lui. Il testo accumula espressioni che rimandano a sensazioni estremamente spiacevoli: deturpato, brutto, sfigurato, repellente, trafitto, castigato da Dio, condannato. Un destino fallimentare inscritto in un volto sfigurato, dichiarato in un corpo piegato e votato alla morte. Tanto che l'autore biblico si chiede: chi potrà credere al nostro annuncio di salvezza? Chi potrà riconoscere come bella e feconda una condizione come quella di questo Messia? Allora, la domanda sulla comunità bella deve tenere da un lato presenti le tre direttrici espresse nell'aggettivo tov o kalos in greco. Dall'altro, però, deve confrontarsi con la paradossale bellezza, provocatoria bellezza, che è quella del Messia. Al cuore dell'annuncio della fede cristiana sta la risurrezione del crocifisso, colui davanti al quale si rimane inorriditi e scandalizzati, tanto da voler distogliere lo sguardo, come si distoglie lo sguardo davanti ai poveri, davanti all'ingiustizia, davanti ai popoli crocifissi. Questo ci porta immediatamente oltre ogni possibile idealizzazione della vita comunitaria quale spazio di appagamento di desideri e di bisogni affettivi e psicologici. Comunità in cui non ci sia il conflitto o la tensione, comunità in cui si pensi che tutto possa essere sublimato nella fede. Questa visione neotestamentaria ci porta oltre ogni ricerca di comunità quale contesto di rassicurazione davanti ai rischi della vita e della società. Allora, la bella forma della comunità, una comunità attraente, buona, adeguata, si misura sempre su una missione nel mondo, secondo una prospettiva di proesistenza, di uscita da sé, mai centripeta. Allora, mi avvicino, tenendo presente la prospettiva ecclesiale, la comunità cristiana, ma tenendo anche presente la responsabilità nella storia e nel mondo per questo nostro contesto sociale italiano, mi avvicino, dicevo, a questo a questa prospettiva, guardando a comunità come un termine da cogliere in un primo senso, un senso ampio, un senso più generale, se vogliamo. Quindi guarderò a comunità come quella figura sociale, quell'aggregazione di uomini e donne che sono uniti da un unico principio, la fede in Gesù. Con una dimensione però, quella della comunità, che permette di partecipare, di comunicare con tutti, di riconoscersi reciprocamente come co-costituenti il corpo sociale. E sappiamo bene che la Chiesa da sempre ha vissuto la sua esperienza religiosa in forme comunitarie e ha sempre realizzato la sua stessa identità di popolo di Dio, articolandosi in comunità più o meno estese. E anche se certamente è vero che il termine comunità si afferma soprattutto dopo il Concilio Vaticano II, in antitesi a quelle prospettive societarie e gerarcologiche che avevano accompagnato tutto il secondo millennio della storia della Chiesa, anche se è vero questo, bisogna però ricordare che se comunità è stata la parola bandiera di una Chiesa partecipativa, inclusiva, contraddistinta da relazioni calde e umanizzanti, dobbiamo però, ripeto, ricordare che nei testi neotestamentari la forma peculiare della comunità cristiana è ben più complessa e per certi aspetti paradossale. Allora, ci sono alcune dimensioni che ci vengono dall'esperienza delle chiese neotestamentarie e che ci vengono consegnate attraverso i secoli, che sono rilevanti per noi oggi intorno alla domanda, all'interrogativo, quale comunità è bella. Ne cito cinque. Il primo è che c'è un unico principio che genera la comunità cristiana, che la rigenera e che costituisce l'unico principio di appartenenza che può essere chiesto per chi si avvicina alla comunità. Ed è, lo ripeto, la fede nel Messia crocifisso e risuscitato, Gesù annunciatore del regno di Dio. Non si appartiene alla Chiesa per l'adesione a valori morali non negoziabili,
Né la bellezza della comunità sta radicata in un sistema dottrinale bello perché complesso, articolato, capace di rispondere con risposte sicure ad ogni interrogativo. E non sta neanche nella bellezza di riti di un culto esteticamente perfetto ma staccato dall'esistenza. La radice dell'appartenenza ecclesiale sta in una scelta di sequela a un Messia che non ha bellezza né potenza per attirare lo sguardo e che decostruisce radicalmente il fascino di un sacro contrapposto alla faticosa quotidianità. La Chiesa mostra la sua bellezza quando vive in una dinamica di pro-esistenza, quando vive in una dinamica radicale di dono, quando si sottrae anche al richiedere diritti che pur le spettano, pur di porsi nella dimensione del servizio all'umano radicale. È evidente questo mio riferimento nel tempo della pandemia, forse era giusto non rivendicare alcuni diritti pur leciti e legittimi, pur di attestare una condivisione radicale della fragilità e delle fatiche che tanti lavoratori e lavoratrici stavano vivendo. Secondo, la comunità cristiana è una comunità bella quando è in grado di guardare al compimento, al non ancora. Quando nel mezzo di una storia che riconosce segnata da cesure, macerie, una storia di sconfitti dimenticati e impoveriti, disprezzati agli occhi di tanti, per dirla con Papa Francesco, gli scartati di questo sistema economico, questa Chiesa sa di essere giocata interamente e quindi si fa attirare radicalmente da una memoria pericolosa di una promessa. La promessa del regno, la promessa della pienezza di vita per tutti, l'utopia della giustizia, della pace, della custodia del creato. Una Chiesa che plasma le sue dinamiche comunitarie e il suo agire pubblico su questo metro radicalmente impegnativo. La Chiesa radica la sua identità su un futuro che non possiede, che l'attrae permanentemente verso l'oltre, sapendo di dover custodire quest'utopia per il mondo. La bellezza della Chiesa è bellezza inquieta o non è? Terzo, per il Nuovo Testamento una comunità è bella e viene riconosciuta come attraente e degna di stima da chi non le appartiene quando sa coniugare l'amore reciproco e inclusivo tra i fratelli con un amore dall'apertura universale, senza preferenze date a chi è parte del tuo gruppo rispetto agli altri. Una testimonianza tanto alternativa alle logiche di clan e dell'appartenenza noi contro voi, che faceva dire a Giuliano l'Apostata che il cristianesimo si sarebbe diffuso e affermato dal momento che la Chiesa era composta da uomini che condividevano i beni anche con coloro che non appartenevano al loro gruppo. E l'altro segno che lo colpiva, i cristiani erano coloro che seppellivano i naufraghi, i morti senza nome, erano coloro che piangevano, coloro la cui famiglia non poteva piangere i morti in mare. Una comunità che quindi sa dire noi, ma senza chiudersi nella forma di setta, senza vantare il mio rispetto all'altro. Una comunità che è generatrice della vita perché insegna a consegnarsi fiduciosamente all'altro e al noi, al progetto comunitario. Solo unica logica che permette l'essere riconsegnati a noi stessi, fuori però da un'appartenenza escludente altri. Quarto, è una comunità che decostruisce le logiche dell'autoaffermazione, del potere, del ruolo, dei legami di sangue, delle sicurezze sociali. Abbiamo pregato con un testo tratto dal Vangelo di Marco che riguardava proprio questa prospettiva, ma io voglio ricordare un passaggio del Vangelo di Matteo al capitolo 18, il discorso sulla comunità che l'Evangelista consegna. E in questo testo noi abbiamo un'indicazione essenziale e preziosa per comprendere come si vive una bella comunità, come si genera una bella comunità. L'indicazione che ci viene dal Vangelo di Matteo è quella di assumere come punto di prospettiva per comprendere la realtà e come metro di misura per compiere scelte comunitarie adeguate la collocazione, lo sguardo del piccolo, del povero, dello scartato.
davanti alla domanda dei discepoli, chi è il più grande? Gesù risponde con un gesto e con alcune parole provocatorie, in cui chiede di rovesciare la prospettiva con la quale si interpretano le relazioni sociali e quindi si gestisce e si definisce la forma bella della comunità. Gesù mette in mezzo al cerchio dei discepoli un bambino, cioè colui che nell'antichità non contava niente, colui che sta in basso, colui che guarda la realtà dal basso, colui che è insignificante agli occhi di tanti perché è impotente e irrilevante, debole e totalmente dipendente da altri. E Gesù, nelle sue parole di spiegazione e di orientamento, pone tre verbi importanti. E il primo verbo è cambiare. La traduzione italiana dice convertirsi per essere come un bambino. No, non c'è conversione morale o cambiamento di prospettiva, ma è il cambiare la collocazione da cui tu guardi la realtà. Devi cambiare lo sguardo sulla realtà se vuoi comprendere cosa è necessario e che cosa conta veramente. D'altra parte, già il Primo Testamento aveva indicato questa misura per discernere quali opere compiere per essere un popolo giusto. Guardare la condizione dell'orfano, della vedova, dello straniero, di chi non ha sicurezza sociale e familiare né diritti di cittadino. Da questo sguardo si può definire cosa è necessario per tutti e che cosa il corpo sociale deve garantire come misura minima perché la vita sia umana, non solo per l'orfano, la vedova e lo straniero, ma per tutti. Quinto e ultimo, nel Nuovo Testamento è ben chiaro che la comunità bella non è quella pensata come scevra da tensioni, ma è quella che sa affrontare i conflitti senza negarli con creativa libertà. La comunità bella è un noi plurale in cui evidentemente le tensioni maturano e in cui si accetta di affrontarle mettendo in gioco il proprio potere, il proprio ruolo, le proprie capacità, accettando di ridefinire la forma della comunità in modalità nuova rispetto al passato, pur rassicurante, che si è ricevuto. Sono cinque tratti di una bellezza che definirei alternativa. Alternativa rispetto a quelle logiche di comunità bella che possiamo quasi inconsciamente, naturalmente, aver elaborato come proiezione dei nostri desideri di compimento, di rapporti felici, di rapporti facili, di sicurezza, di riconoscimento davanti alle fragilità che percepiamo. La Chiesa vive in comunità che incarnano uno stile e che mantengono la memoria del pensare altrimenti, pensare diversamente. Sono cinque tratti scomodi che interrompono quell'ovvio ideale affettivamente appagante che immediatamente collegheremmo alla parola comunità. Quali suggestioni ci vengono allora? Quali sollecitazioni ci vengono dunque per l'oggi della società e della Chiesa? Questa Chiesa che si trova a confrontarsi con una crisi evidente che il lockdown ha messo sotto gli occhi di tutti, in un contesto di transizione culturale e sociale come quello che stiamo vivendo in Italia oggi, una Chiesa che Papa Francesco chiama la riforma sinodale, ma proposta davanti alla quale molti vorrebbero sottrarsi. Allora, l'ultimo passaggio che voglio fare è di tipo propositivo, verso dove andare. Cosa vuol dire essere e fare comunità belle oggi? Al tempo del Covid-19, della pandemia, del lockdown, abbiamo sperimentato improvvisamente l'interruzione di forme abituali di vita comunitaria, sociale ed ecclesiale a cui avevamo consegnato il nostro bisogno di sicurezza, rassicurazione, identità. E allo stesso tempo è cresciuta la richiesta di vivere in collettività amiche nel quale essere riconosciuti e sostenuti. Da un lato percepiamo il desiderio e la volontà, lo abbiamo sentito in tutti gli interventi di questo pomeriggio, desiderio e volontà di rigenerare il legame sociale, le relazioni, le identità personali e collettive, la ragione comune che ci permette di riconoscerci come un noi. Dall'altra abbiamo sperimentato immediatamente l'interconnessione a livello mondiale di tutto e di tutti insieme alla fragilità delle nostre vite e dei nostri legami. In questa prospettiva
La nostra attenzione deve concentrarsi non sulla Chiesa, ma direi proprio sulla figura base della comunità, quel grembo generatore che ci permette effettivamente, dal basso, dalla periferia, di contribuire a rigenerare il legame sociale e le identità. Identità personali, identità collettive. Un grembo generatore in cui possiamo imparare a pensare, in cui possiamo reimparare a partecipare politicamente verso il bene comune, in cui possiamo sperimentare attivamente dinamiche relazionali imparando a viverle e dominarle su quel piano dei rapporti diretti in cui ci sono poche mediazioni e la complessità è illimitata. Abbiamo bisogno di comunità, belle comunità, come scuole per reimparare la cittadinanza e il politico. Dobbiamo farlo, è evidente, tenendo presenti le tante critiche che Jean-Luc Nancy ha fatto al ricorso a comunità, la sua critica alla fondazione ideologica della socialità comunitaria. Dobbiamo farlo, lo ripeto, oltrepassando le caricature idilliache, idealistiche, apolitiche, le illusioni nostalgiche che carichiamo intorno al tema della comunità. E dobbiamo farlo, questo è l'elemento essenziale a mio parere, declinando comunità insieme ad alcuni elementi. Valore del rapporto umano, libertà della persona, pluralismo, autonomia della coscienza, cioè tutti quei tratti tipici della cultura moderna, tardomoderna, postmoderna, a seconda di come volete interpretare questo tempo, che sicuramente da un lato hanno svuotato di efficacia reale le comunità, le forme comunitarie che abbiamo conosciuto nel passato. Le nostre comunità si sono dislocate, dissolte, infrante per tanti aspetti. Ma dall'altro, in questo contesto, hanno creato un ideale e un'utopia di comunità che spinge oltre, che rideclina il legame comunitario secondo nuove sensibilità, quelle della persona, della libertà, del pluralismo. E allora vorrei segnalare, proprio davvero molto rapidamente, 5 passaggi che ritengo basilari per la Chiesa, ma mi permetto di dire per la società italiana. Per ognuno di questi 5 passaggi, per una forma comunitaria bella, indicherò una caratteristica della comunità, lo vedete dallo schema, cioè una parola in cui riassumere una prospettiva di azione, e tutte le volte ho scelto parole che abbiano un prefisso tipico della vita comunitaria, in, con, ri. Indicherò ogni volta un verbo che indica la dinamica che deve essere attivata per rigenerare il legame sociale e indicherò ogni volta 2 snodi da correlare, 2 attenzioni da coniugare per costruire una comunità inclusiva di confessione, di compartecipazione, eccetera. 5 più 5 elementi che fanno problema. 5 più 5 elementi su cui le strutture ecclesiali resistono, per dire con chiarezza che non si scommette solo sulla forma comunitaria generica, ma si scommette su una forma comunitaria specifica. 5 parole che però chiedono l'impegno faticoso intorno a 5 binomi da correlarsi. Li enuncio rapidamente perché il tempo a mia disposizione si sta concludendo. Primo aspetto, una Chiesa che scommette, e una società, ripeto, che scommette su comunità inclusive, quelle che sanno coniugare prossimità e apertura. Guardando tra le malattie che segnano il corpo ecclesiale, indubbiamente c'è una certa burocratizzazione nei rapporti, nelle procedure pastorali, nelle attività. E così pure è evidente il giudizio duro, il pregiudizio su alcune scelte di vita, che fanno sì che talora, per alcuni e alcune, la comunità non sia uno spazio di appartenenza piacevole, ma sia un'esperienza di esclusione dura e dolorosa. Nelle comunità cristiane in Italia è difficile che si riconosca a livello a volte morale e dottrinale la gradualità dei passi dell'adulto. Sono numerose le dogane, uso la parola di Papa Francesco, che sbarrano l'ingresso ad alcuni ed alcune, ma vorrei citare Don Milani: nella Chiesa oggi
ci sono spesse barriere di fogli e di incenso che impediscono a una parte del clero di comprendere le logiche della vita quotidiana e di guidare la comunità verso un rinnovamento. Si tratta allora di scommettere sull'inclusione nel riconoscimento dei doni dello spirito in persone, culture ed esperienze. Si tratta di custodire la difficile pluralità e valorizzare un'alterità che non sia solo tollerata o accolta per concessione, ma cercata come voce dello spirito necessaria per la trasformazione. Il tutto chiaramente davanti a quelle derive, a quei rischi identitari, nazionalisti, xenofobi che prima sono stati ricordati. Una Chiesa, secondo, che matura come una, qui il verbo che ho cambiato è maturare, come una comunità di compassione. Qui riprendo la famosa espressione di Johann Baptist Metz, compassione come passione condivisa per il regno, per la pace, per la giustizia e allo stesso tempo capacità di patire insieme. Perché questo possa avvenire è il tempo di correlare nella Chiesa e nella società italiana, come diceva Elena Pulcini nel suo ultimo libro, voglio fare memoria di questa grande pensatrice italiana, morta di Covid. Elena Pulcini diceva, se vogliamo essere capaci di compassione e di simpatia, noi dobbiamo coniugare cura e giustizia, attenzione per il singolo nel suo bisogno concreto e lotta per la trasformazione di condizioni di vita sul piano politico ed economico. E direi le chiese cristiane, proprio perché il messaggio del regno di Dio è un messaggio pluridimensionale, possono spingere la società intera verso una reale integrazione tra la cura e la giustizia e verso un ripensamento della giustizia che oltrepassi le teorie liberali. Le chiese possono operare perché l'etica della cura venga accolta e praticata in tutta la sua concretezza, attenzione alla singola persona. E allo stesso tempo le chiese devono, grazie al loro ruolo pubblico, operare perché i sistemi sociali e i ripensamenti istituzionali, secondo giustizia distributiva e trasformativa, possano abitare la nostra realtà. L'etica della cura salva l'etica della giustizia da un operare astratto, incentrato solo sulle condizioni formali. L'etica della giustizia, però, ci permette di superare letture riduttive di una calda comunità. Terzo, siamo chiamati a operare per una Chiesa che si edifica come comunità e in comunità di compartecipazione. Questo avviene se la comunità cristiana vive di dinamiche comunicative pluridirezionali in cui a tutti e tutte è data parola, sapendo che insieme, a partire dalle nostre diverse esperienze, competenze, stati di vita, comprendiamo il Vangelo per questo nostro tempo. Uomini e donne, giovani e adulti, bambini e anziani, mai gli uni senza gli altri. Ma questa è una sfida per questa nostra Chiesa che non vede adeguati spazi, istituti e procedure perché a tutti e a tutte sia data parola nella Chiesa e siano aperti spazi di decisione per il bene comune. Una comunità bella evangelicamente è una comunità che supera le logiche gerarchiche, curialcali, patriarcali, androcentriche. Se dovessi indicare per il futuro sinodo italiano una prospettiva, indicherei indubbiamente il ripartire da piccole comunità ecclesiali sul territorio che riarticolino le ormai stanche e obsolete forme parrocchiali, troppo misurate sulla misura clericale e non sulla vita quotidiana delle persone. Ma questo comporta ridiscutere il potere, la formazione, la funzione del clero nella Chiesa e aprire con coraggio il capitolo delle donne perché donne abbiano responsabilità e autorità decisionale nella Chiesa e perché no, un ministero. Una Chiesa bella, lo dico con chiarezza, è una Chiesa sinodale ed è una Chiesa, una comunità che non presenta in congressi e contesti esclusivamente volti maschili appartenenti al clero. Quarto, una Chiesa e una società che si riarticola in comunità corresponsabili in cui si sa pensare insieme
aggregazioni, associazioni, chiese locali, partiti, sindacati, istituzioni, il comune, ma si sa anche promuovere ciò che abbiamo smarrito, il senso politico. In un tempo di narcisismo diffuso, di unio mongolfiera, la comunità cristiana, per il nucleo della sua stessa identità, può essere uno spazio di educazione preziosa al bene comune e di esperienza di uscita da sé, dalle proprie pretese, dalle proprie richieste di veder riconosciuti prima i miei diritti e poi eventualmente quelli degli altri. E vado a concludere con un quinto punto. Una chiesa e una società che promuova comunità capaci di ripartire. Ora, il verbo ripartire in italiano ha due significati. Ripartire vuol dire dividere tra tutti e allo stesso tempo ripartire vuol dire riprendere il cammino interrotto. Direi questo ci dice che dobbiamo tenere presente una prospettiva estatica di uscita da noi, dallo sguardo su di noi, da uno sguardo intraecclesiale, da uno sguardo che si concentra sul bene italiano, sul bene dell'Europa, per guardare realmente al bisogno e ai bisogni di un mondo intero. E per questo è necessario sviluppare e maturare una logica di gratuità nella vita pastorale, nelle relazioni umane, nella vita di coppia, in un tempo in cui indubbiamente, e riprendo le parole di Pietro Barcellona, sperimentiamo la saturazione utilitaristica dei legami, nella società, ma dobbiamo dirlo anche a volte nella Chiesa. Come poterlo fare? Penso che la saggezza sia quella di rimanere inquieti. La comunità non deve avvolgerti con le sue spire affettive e tranquillizzanti. E non dobbiamo puntare su legami sociali primari di comunità di vita per lasciare spazio a un consolidamento dello status quo sociale. Puntare sulla comunità perché c'è qualcuno che non vuole che venga toccato l'equilibrio dei poteri, come a volte avviene in alcune teorie di tipo economico e di filosofia sociale. Dove non c'è utopia, inquietudine, percezione dell'oltre, non c'è bella comunità. E allora concludo. In un mondo che ha smarrito il senso del futuro collettivo, ricordiamo Marco Gé, quel futuro collettivo pensato secondo giustizia e pace, siamo chiamati ad essere costruttori di comunità belle da una forma profeticamente inconclusa. Coscienti come uomini e donne di un oltre possibile e necessario. E come scriveva Jürgen Moltmann, la vita della Chiesa è sempre caratterizzata dall'anticipazione, dalla resistenza, dalla suprema dedizione e dalla rappresentanza. Tutto ciò che i cristiani fanno e tutto ciò che i cristiani sono non possono legittimarlo da se stessi, ma sempre attraverso il Messia, e io aggiungo il Messia sconfitto, e il futuro messianico. Perché solo in questo modo la confessione di fede cristiana, l'esistenza e l'attività ecclesiale apriranno gli uomini, le religioni, i complessi sociali alla verità del futuro e attiveranno le proprie forze perché si affermi la vita. Nella definitiva precarietà e nella definitività precaria, mai come oggi conosciamo il senso di queste parole, la Chiesa, nella definitiva precarietà e nella definitività precaria, la Chiesa attesta il Regno di Dio come il fine della storia nel mezzo della storia stessa, con le sue cesure, con le sue fatiche, con i suoi scartati. Grazie, grazie davvero professoressa, grazie per la ricchezza della sua relazione che evidentemente grazie, mi pare che gli applausi dicano tutto, grazie davvero, grazie. Avete avuto la traccia della professoressa, sarebbe davvero difficile aggiungere qualcosa, una relazione così precisa e profonda. Avete avuto la traccia, naturalmente c'era la possibilità di avere le comunicazioni nei giorni prossimi. Grazie ancora, a me non resta che ringraziare tutti quelli che sono intervenuti, anche la mia collega Erika, e passare la parola ad Andrea Monda, che è direttore dell'Osservatore Romano, che conduce questa... Prego. Ci sarà un passaggio di consegne, questa seconda tavola rotonda invece che va sulle esperienze di sviluppo locale. Prego.
Naturalmente abbiate un po' di pazienza, siamo arrivati un po' lunghi, ma siamo stati per interi mesi, non ci siamo visti, insomma adesso possiamo recuperare un po' di tempo. Ecco, prego. Bene, allora grazie innanzitutto agli organizzatori, al presidente Emiliano Manfredonia, a Lidia Borzì, a tutti gli amici che mi hanno con insistenza chiesto di partecipare. Io leggo che dovrei introdurre e moderare la tavola rotonda, però se ho capito bene siamo con circa un'ora di ritardo, quindi salto l'introduzione e vado direttamente alla moderazione, anche perché dopo la lezione della professoressa Noceti, e lasciatemi dire, dopo che ho sentito Ermete Realacci citare ogni tre minuti Papa Francesco, il mio ruolo a questo punto diventa... Sono molto contento, insomma, che il Papa venga citato veramente da tutti, oltre ogni recinto e steccato. Questo mi sembra un bel segno di come il seme poi cristiano sia sempre lì, pronto, sulla soglia a germogliare e a fecondare la società. Quindi il mio ruolo, che per tutte le 24 ore della giornata è così pesantemente istituzionale, di essere il direttore dell'Osservatorio Romano, per adesso per qualche minuto io sono così, un appassionato. Bella questa compassione, che questa passione in comune. Consideratemi una persona compassionevole, ma nel senso appunto di avere la stessa passione. Quindi io modero questa tavola rotonda che è ricca di interventi, perché ci saranno appunto a parlare qui Irene Ranaldi, presidente dell'Associazione Culturale Ottavo Colle, Massimo Vallati, presidente del Calcio Sociale, chiedo scusa, Adriano Sias, presidente Inquilini Corviale, Pino Galeotti, presidente del Corviale Domani, e Massimo Valeriani, assessore all'ambiente della Regione Lazio, al quale do subito la parola, anche perché mi sa che ha un impegno successivo imminente. A lei la parola. Sì, grazie direttore. Si sente? Sì. Grazie direttore e grazie alle ACLI per aver invitato anche il sottoscritto a portare un contributo sui temi, diciamo, concreti di azione locale per una riqualificazione e un recupero di zone complesse e difficili delle nostre città. Io volevo introdurre un concetto prima di parlare dell'esperienza specifica di Corviale, che nella mia attività di assessore della Giunta Zingaretti cerco di applicare in tutti i momenti del mio agire quotidiano. Sono stato introdotto dal direttore come assessore ai rifiuti, ma in realtà non sono soltanto assessore ai rifiuti, sono assessore anche alla casa e all'urbanistica. E allora vorrei introdurre un concetto che può sembrare, diciamo, un fuoricampo, un fuoritema, che è quello della rigenerazione urbana, che molto spesso viene considerato un tema specificatamente urbanistico. È un grande concetto di recupero e di riuso, ovviamente. È una competizione mondiale, quella della rigenerazione urbana, che sostanzialmente ha come obiettivo specifico quello del consumo del suolo zero, del riuso, della rifunzionalizzazione degli spazi, dei volumi già realizzati. E questo è un tema molto importante in città difficili come per esempio Roma, una città di dimensioni gigantesche, che proprio per le sue dimensioni e per lo sviluppo disordinato di questi anni ha visto crescere una periferia sterminata, spesso senza servizi, senza servizi primari e secondari. E questo è uno dei motivi del suo essere così complicato dal governarla, dal numero delle sue periferie difficili, dove appunto spesso la marginalità sociale e la difficoltà di essere amministrate bene queste periferie producono situazioni molto complesse. Allora, il tema della rigenerazione urbana, a mio parere, però, è un tema trasversale che invece va inteso nella sua accezione più vera, che è quella di recuperare spazi delle città che servono
ad introdurre elementi non soltanto di maggiore armonia ambientale e urbanistica, ma anche delle grandi operazioni, diciamo, di recupero sociale. Perché penso che sia proprio così? Perché noi, quando applichiamo il concetto di rigenerazione urbana, e qui a Corviale, credo che non a caso sia stato scelto questo luogo, che è uno dei luoghi diciamo maggiormente esemplificativi di un'esperienza visibile da tutti di come si possa parlare in concreto di un programma ambizioso che punta a riutilizzare spazi non utilizzati o mal utilizzati, punta a recuperare una socialità frammentata e spesso non assistita, non affiancata dalle istituzioni, e punta a creare qui a Corviale un prototipo che può valere su tante altre situazioni. Che cosa stiamo facendo noi in questa situazione specifica, ma che stiamo tentando di esportare anche in altre realtà? Stiamo cercando di rendere questo quartiere meno complicato da vivere, per consentire a migliaia di persone che vivono in questo pezzo di città di essere meno isolate, meno abbandonate e meno lasciate ai loro problemi quotidiani. Noi abbiamo messo in campo un programma di rigenerazione urbana molto ambizioso. Lo abbiamo fatto inizialmente a tavolino, semplicemente come istituzione regionale, quindi senza un'apertura al territorio. Abbiamo cominciato a progettare un programma alternativo rispetto a quello che era stato presentato come l'unico possibile in questo quartiere difficile di Roma, che era quello dell'abbattimento del chilometro del Corviale. Noi per 20 anni abbiamo avuto questa discussione lunare, per cui non c'era un'alternativa di recupero e di maggiore qualità della vita in questo esperimento del Corviale. L'unica soluzione che veniva in qualche modo rappresentata, su cui si è acceso un dibattito anche ventennale in questa città, era appunto quella del suo abbattimento, perché non c'era nessuna possibilità di intervenire. Bene, noi abbiamo puntato su un'altra strada, abbiamo puntato su un programma ambizioso di recupero della parte urbanistica. È partito un cantiere che nessuno credeva partisse ormai da molto tempo, che è quello del famoso quarto piano, dove per 30 anni ci sono state attività commerciali abusive, o meglio, ci sono state abitazioni in locali che erano originariamente destinati ad ospitare attività commerciali che non sono mai state in esercizio e quindi sono state occupate legittimamente e hanno reso ancora più complesso il quadro di vivibilità del quartiere. Quindi è partito questo programma che sta andando avanti. Il famoso Miglio Verde che vedete passeggiando qui sul Corviale è frutto di questo lavoro, ma poi non ci siamo fermati. Abbiamo aggiunto a questo programma un ulteriore tassello, che era quello del progetto Peretti, cioè intervenire sulle parti comuni del Corviale, creare degli spazi di socialità che oggi non esistono. E poi a un certo punto è scattata una molla. Come trasformiamo il programma del Corviale in qualcosa che va oltre questo approccio tecnico e un po' burocratico? Come noi, insieme ai cittadini, alle associazioni, al territorio, ci inventiamo qualcosa di diverso? Da lì nasce un percorso che non è ancora terminato. Abbiamo raggiunto un risultato storico, mai raggiunto in nessun'altra zona della città, e che appunto è un prototipo che noi stiamo cercando in queste settimane di esportare altrove. Adesso vi dirò. Noi insieme ai cittadini, molti rappresentanti di questa rete delle associazioni sono anche a questo tavolo, molte sono sedute in platea, abbiamo cominciato un percorso, abbiamo fatto un protocollo d'intesa, un'intesa che abbiamo siglato in modo solenne in un teatro qui vicino, dove più di 70 realtà del territorio, università, mondo sindacale, associazioni di qualsiasi natura, ma che sono un tessuto straordinario di questo pezzo di città, ha condiviso con noi un percorso e un obiettivo. Il percorso qual è? È quello di ascoltarci a vicenda. Ascoltarci a vicenda significa mettere a disposizione le istituzioni per riuscire a fare quello che le persone ci chiedono e quello di cui le persone hanno bisogno. Questo lavoro ha prodotto un master plan che stiamo chiudendo, sempre d'intesa con
con le associazioni e con i cittadini, che vuol dire intervenire sulle parti delicate che riguardano la sicurezza, i servizi per l'integrazione, le case, diciamo, i luoghi che possono ospitare le reti di associazioni che cercano ospitalità, diciamo, situazioni che puntano a una riqualificazione energetica e una transizione ecologica più intelligente, ma col suggerimento, con i suggerimenti anche delle associazioni. Un intervento che sarà multidisciplinare e molto molto importante. Con questo noi stiamo tentando di fare, lo presenteremo probabilmente da qui a 20 giorni in modo molto importante con tutta la Giunta, col Presidente Zingaretti, perché questo è il modello che noi stiamo cercando di esportare a Tor Bella Monaca, a Tor Sapienza, a Laurentino 38, in tutte le grandi periferie di questa città c'è bisogno di questa strada. Allora, e chiudo, per parlare di bellezza, perché questo, diciamo, sullo sfondo è ciò di cui stiamo discutendo in questo appuntamento, è importante inquadrare questo concetto della bellezza anche su questi terreni di azione. Nelle nostre periferie c'è tanto degrado e tanto disagio anche perché l'elemento della bellezza spesso non c'è. E noi dobbiamo intervenire su questo, perché un quartiere bello, un quartiere meno brutto, un quartiere più vivibile, un quartiere più diciamo più inclusivo per le persone, un quartiere dove spesso il degrado si ridimensiona, dove la marginalità si ridimensiona, dove è più semplice coltivare i rapporti sociali, è più facile vivere in equilibrio con gli altri. Questo per noi è importante. Allora il progetto di Corviale è per noi una sfida veramente che va oltre l'aspetto di rigenerazione urbana, di rigenerazione edilizia o di intervento manutentivo, è molto di più, è un'ambizione, è un modello di buon governo. Credo che sia anche la prima esperienza, anzi no, credo, è sicuramente la prima esperienza che si sta sperimentando in questa città di copianificazione, di coprogettazione dal basso con i cittadini per interventi che, guardate, non parliamo di teoria. Qui parliamo di decine e decine di milioni di euro che la Regione ha già destinato a questi interventi. Il master plan che noi presenteremo proverà a realizzare interventi che vanno in tutte le direzioni che sono attese dai cittadini per un, diciamo, un importo all'incirca di 80 milioni di euro, che si aggiungono a tante altre cose che noi nel frattempo stiamo facendo. Ecco, questo mi sembra la cosa più importante. L'elemento della bellezza è l'elemento centrale delle nostre periferie, lì bisogna intervenire, lì bisogna lavorare, e per farlo in modo intelligente noi abbiamo bisogno non soltanto di pianificare dall'alto, non soltanto di avere amministratori illuminati, abbiamo bisogno di amministratori che sappiano ascoltare e sappiano sollecitare il protagonismo delle persone e delle realtà locali che molto spesso, vivendo i territori, vivendo le difficoltà del loro quotidiano, sanno molto più di chi sta in alto quali sono le cose che servono. Credo che sia un terreno su cui misurare anche nei prossimi anni la capacità di azione della politica, della buona politica, perché la buona politica non si fa soltanto diciamo, con l'aspetto teorico, si fa con l'aspetto pratico, e l'aspetto pratico lo si conquista tutti i giorni con la fatica dell'ascolto e della misurazione delle cose che si fanno. Qui a Corviale all'inizio sembrava una rivoluzione e un traguardo impensabile quello di realizzare un campo sportivo. Conquistare un campo sportivo con tutte le caratteristiche di un impianto a norma, con tutti i comfort di un impianto di un'altra zona migliore della città, sembrava una grande conquista. Lo abbiamo fatto, ma lo abbiamo fatto nel mentre facevamo anche altro e nel mentre stiamo facendo anche altro. Ecco, questa è la grande innovazione che abbiamo prodotto in questi anni. Io personalmente, ovviamente a nome della Giunta, ne sono molto molto contento e spero, mi auguro, che diciamo, nei prossimi anni questi esperimenti possano essere di più. E ovviamente, e chiudo, per fare questo, che significa fatica e significa anche interazione istituzionale, è importante che tutti i soggetti istituzionali vadano dalla stessa parte, pensino le stesse cose, perché altrimenti molto spesso, lo dico
con rammarico, a volte diciamo, la politica quando diventa faziosa, le amministrazioni quando sono un po' faziose, non vedono qual è il grande tornaconto per le persone. A volte si ostacolano o si rendono più difficili dei percorsi solo perché non si vuole che lo si raggiunga, perché magari è di convenienza di una parte piuttosto che dell'altra. Quei cittadini questo non lo perdonano, non lo meritano, e quindi penso che questo terreno sia il terreno per davvero su cui ci dobbiamo misurare tutti con onestà e con fatica nei prossimi anni. Grazie. Grazie Assessore. Adesso darei subito la parola a Irene Ranaldi, Presidente dell'Associazione Culturale Ottavo Colle. Grazie, grazie per questo invito che è un po' una ricucitura di un rapporto già iniziato con le AGL di Roma, per tornare alla espressione della vostra Presidente Borzì, del vostro welfare sartoriale, no? Posso testimoniare effettivamente che venimmo contattati prima della pandemia, ovviamente un 3 anni fa, probabilmente perché avete scopriste che eravamo l'unica associazione culturale che aveva il coraggio, uso provocativamente questa espressione, di venire a Corviale, e quindi questo approccio mi piacque molto, perché non è scontato che poi chi parla degli argomenti effettivamente vada nei territori e li percorra, non è affatto scontato. Quindi vi ringrazio per questo invito. Gli appunti, le tematiche di cui parlerò le ho già un po' affrontati nella rivista Bene Comune, quindi vi ringrazio anche lì di avermi insomma chiesto un contributo, e riguardano un po' la necessità di una pedagogia della città. La mia professione principale è quella di sociologa, sono una sociologa urbana e da sempre mi occupai con il professor Ferrarotti di periferia, e inventai questa associazione culturale dal nome un po' particolare, Ottavo Colle, no? L'Ottavo Colle è un'allegoria, naturalmente. I 7 colli sono i colli dove per eccellenza risiede la bellezza. La bellezza, il turismo di massa, è tutto concentrato lì. Ma parliamo di una città spopolata, parliamo di 100-120.000 abitanti. Quindi questa dicotomia centro e periferia a volte, diciamo, mi fa un po' riflettere, perché le persone vivono nella periferia. Gli urbanisti dicono che Roma è una grande periferia. Se ci fermiamo alle mura aureliane andiamo poco lontano. Soprattutto la riflessione che noi facciamo nei nostri incontri è quella di andare oltre la definizione che dà la stessa Treccani di periferia. La periferia viene sempre messa in relazione a uno spazio fisico con un centro geografico. Ma Papa Francesco, appunto le riflessioni che farò e che ho fatto su Bene Comune riguardano appunto il Laudato Si, ci insegna che le periferie dell'anima, le periferie del mondo vanno molto oltre la collocazione geografica, e posso testimoniare da abitante del centro storico che sa che importanti di povertà sono anche nei rioni. Perché? Perché nei rioni popolari come il mio testaccio c'è una forte componente, ad esempio, di abitanti delle case popolari, dove ad esempio solo grazie all'opera meritoria del Circolo San Pietro, vi assicuro, ci vivo, molte persone ogni giorno, non soltanto migranti, vanno a ritirare dei pacchi alimentari. Quindi dobbiamo andare un po' oltre a questo stigma del povero ma bello e del degrado. Io quando sento questo vocabolo mi arrabbio moltissimo, perché noi spesso attribuiamo a questi luoghi, soprattutto a Corviale, per eccellenza a Corviale, e ve lo posso testimoniare da 10 anni all'incirca, una volta al mese organizziamo degli incontri qui, soprattutto sui social media, dove necessariamente dobbiamo comunicare i nostri appuntamenti, si scatena l'inferno. Viene descritto questo posto come un luogo pieno di malavita, di droga, di spaccio, ma anche recenti guide, ahimè, turistiche di Roma riportano delle fotografie assolutamente fuorvianti di vedette. Avete presente, noi andiamo spesso anche a Scampia, le vedette sono delle persone, diciamo, che avvisano, che spacciano naturalmente droga e avvisano se la polizia arriva. Ecco, io le vedette a Corviale, sinceramente, in 10 anni, forse, non lo so, è un caso, non credo, insomma. Quindi, diciamo, la comunicazione ha un ruolo enorme, i media hanno un ruolo enorme, gigantesco, nel descrivere o non descrivere alcune realtà. Ad esempio, il calcio sociale, naturalmente, è una delle esperienze di cui noi più spesso parliamo quando facciamo gli incontri a Corviale, perché c'è anche l'altra narrazione, quindi ci battiamo molto su questo.
Quindi perché la necessità di una pedagogia della città è essenziale per non cadere in due tranelli, sostanzialmente. Perché ci sono due tranelli, la retorica della periferia delle meraviglie. In periferia è tutto bello e meraviglioso, perché sono brutti, sporchi, ma sono buoni. Un po' no, il cinema, no, ce l'ha molto portato in testa questo discorso del neorealismo, poveri ma belli, no, si attribuiscono delle virtù al delinquente che però è tanto buono di cuore. Ecco, anche questa è una retorica che noi dobbiamo assolutamente combattere, ma anche l'altra retorica, quella del degrado, ovvero attribuire un degrado morale a delle realtà. E appunto con la nostra associazione noi sostanzialmente giriamo quasi solo le periferie, soprattutto quelle storiche, Prima Valle, Quarticciolo, Trullo, ci sono sacche di povertà, è vero, le disuguaglianze forti, ma da qui a dare giudizi di valori, di degrado morale, anche no. Noi sociologi appunto come cerchiamo di stare nel mezzo a queste due tranelli? Cercando per quanto possibile di seguire il monito di Max Weber, ovvero non dare giudizi di valori, la valutatività. Non è facile, naturalmente. Infatti tesi che poi Marx ribaltò dicendo no, assolutamente è impossibile, perché il tuo occhio è comunque sempre viziato dalla tua appartenenza di classe. Ecco, adesso senza metterci a fare un dibattito sociologico, però per dire che quando si va nei territori difficili, è una sfida cercare di mantenere, di raccontare alle persone che si avvicinano ai nostri appuntamenti, mantenere una certa, diciamo, imparzialità. Venendo più da vicino appunto a quello che facciamo e anche, diciamo, all'ispirazione che ne ho tratto quando uscì appunto l'enciclica, E al tema che avete scelto per queste giornate di studio, ovvero la bellezza, nel 150° capoverso del Laudato Si, Papa Francesco questo scrive, è breve, ve lo vorrei leggere: data l'interrelazione tra gli spazi urbani e il comportamento umano, coloro che progettano edifici, quartieri, spazi pubblici e città hanno bisogno del contributo di diverse discipline che permettono di comprendere processi, il simbolismo e i comportamenti delle persone. Non basta la ricerca della bellezza nel progetto, perché ha ancora più valore servire un altro tipo di bellezza, ovvero la qualità della vita delle persone, la loro armonia con l'ambiente, l'incontro e l'aiuto reciproco. Anche per questo è tanto importante che il punto di vista degli abitanti del luogo contribuisca sempre all'analisi della pianificazione urbanistica. Ecco, qui Francesco si fa architetto della partecipazione, delle parole veramente illuminate che devono servire appunto da monito. Però quando Corviale nasce, Mario Fiorentino è stato l'architetto che nel 72 riceve dallo IACP l'incarico di costruire Corviale. Mario Fiorentino stava cercando anche lui la bellezza nell'altra accezione che ne avete dato, ovvero del bene. Perché cosa si stava cercando in quegli anni? Perché nasce Corviale? Corviale nasce per dare una risposta abitativa, una risposta alle 300.000 circa persone che vivevano ancora negli anni 70 e fino alla fine degli anni 70, noi spesso andiamo all'Acquedotto Felice, dove operò Don Sardelli, vivevano persone nelle baracche addossate agli acquedotti romani. Quindi c'era una forte esigenza di case, c'era bisogno di dare delle risposte, quindi si cercava una risposta univoca. Certo, noi oggi con gli occhi del 2021 possiamo dare dei giudizi differenti, gli esiti sono stati diversi, l'eterogenesi dei fini ha purtroppo riguardato anche Corviale, ma in quel momento storico questa equipe di 23 architetti cercava una risposta. Lo stile può piacere o non piacere, e Fiorentino si ispirò al megastrutturalismo, ovvero costruire un unico blocco, va bene, però in quel momento si stava cercando, diciamo così, il bene. E il problema di Corviale, fra i tanti problemi che ha, e quelli che cerchiamo di sanare con l'associazione, sono gli stereotipi e gli stigma di cui tutt'oggi è vittima, no? Probabilmente ne avete sentito parlare un po' tutti. Mario Fiorentino si è suicidato di fronte all'orrore di aver visto realizzato dopo 10 anni, Corviale nell'82 e iniziano le prime assegnazioni, visto la bruttezza di questo luogo, va al nono piano e si suicida. Ecco, ovviamente non è vero.
Un'altra diciamo, leggenda metropolitana è quella che Corviale viene progettato per essere un carcere, assolutamente no, viene progettato appunto per dare casa a circa 8.000 persone. Un'altra che fa sorridere gli architetti, ma anche me che non lo sono, è che abbia fermato addirittura un vento, il ponentino, no? Che voglio dire, l'isola di Manhattan a New York non dovrebbe spirare nemmeno una mosca dovrebbe passare fra una cosa e l'altra, insomma, per dire. Ma questi stereotipi riguardano un po' tutte le periferie, riguardano un po' tutti i luoghi ai quali attribuiamo appunto molte valenze che non hanno, semplicemente perché sono dei territori, dei luoghi dove le diseguaglianze sociali sono molto molto forti. Ecco perché appunto, e per terminare, insomma, per avviarmi alle conclusioni, la necessità di una pedagogia della città, semplicemente perché quando le persone si avvicinano ai nostri incontri ci dicono spesso, e spesso sono abitanti degli stessi quartieri, ma io non sapevo niente di questa storia, non sapevo la storia del mio quartiere, ma nessuno me l'ha mai raccontata. Nessuno te l'ha mai raccontata. È vero, c'è una forte lacuna, secondo me, proprio nei programmi educativi dell'approccio, della vicinanza, no? Ma anche dei ragazzi. Noi spessissimo facciamo iniziative con non ragazzini proprio, insomma, liceali, perché le tematiche non sono comprensibili a bambini ovviamente di 5-6 anni, eccetera. Però c'è proprio la necessità di avvicinarsi a questo. E il testo di riferimento che usiamo sempre è quello dell'urbanista Jane Jacobs, che scrisse Vita e morte delle grandi metropoli americane negli anni 60. Lei è stata una grandissima donna che diceva cose molto semplici e per quello rivoluzionarie. Bisogna tornare ad innamorarci delle nostre strade ed esercitare gli occhi sulla strada. Che, attenzione, non è un'espressione securitaria, no? Di sorveglianza, no? Ma è proprio vedere la bellezza che c'è intorno. Non c'è la bellezza, c'è un problema da risolvere, una aiuola rotta, una si interviene, però si interviene se tu controlli, ami il tuo quartiere, percorri le strade e lo torni diciamo a innamorarsi, come diciamo, un rapporto, diciamo così, amoroso con la propria città. Peraltro questo, a pochi passi da qua, appena usciamo a destra, c'è una scritta dove andiamo sempre, ci soffermiamo sempre con i nostri camminatori su un muro, la bellezza passa per le più strane vie, no? Le più strane vie, effettivamente, il coraggio che voi avete avuto, lo dissi quando mi invitaste quest'estate nel fare questo convegno qua, è molto importante. Io credo che da qui a qualche anno, quando i progetti della Regione Lazio in cantiere saranno realizzati, probabilmente queste giornate rimarranno come un tassello importante. E per finire con una frase, abbiamo iniziato con la pedagogia, finiamo con un grande educatore che è stato Danilo Dolci: si cresce solo se sognati. Effettivamente sì, cioè dobbiamo reimparare a sognare una città diversa e non ci dobbiamo arrendere alle retoriche del degrado, ai cinghiali, alla droga nelle periferie. Sono, diciamo, delle cose che non hanno senso. Bisogna invece stare nei territori, come fanno capillarmente le AGLI, starci, anche noi nel nostro piccolissimo, noi siamo un'associazione ovviamente microscopica rispetto a voi, è ovvio, però starci nei luoghi, e quello è testimonianza, e testimonianza è anche concretezza, non è un manifesto appeso al muro, insomma. Ecco, grazie. Grazie alla dottoressa Irene Rinaldi. Io passerei subito la parola a Massimo Vallati, presidente di Calcio Sociale. Grazie, buonasera a tutti. Sono veramente molto felice e ringrazio tutti quanti voi, e ringrazio ovviamente tutte le aree nazionali e soprattutto i miei fratelli e sorelle romane, grande Lidia Borzì, Luca Serangeli, Damiano Rembo, per l'impegno che in questi anni ci hanno sempre manifestato a noi e alle tante realtà che sono in periferia e che si impegnano per costruire appunto spazi di giustizia, di legalità e di pace. E quindi voglio rubare veramente pochissimo tempo, perché voglio permettere a Pino e Adriano di avere più tempo. E quello che avete detto voi, ha detto Nicola Zingaretti, Massimo Mariani, c'è Lidia, è questo noi, è questo grande noi che ogni giorno cerchiamo di costruire. Noi con il calcio sociale vogliamo cambiare le regole del calcio per discutere le regole del mondo. Il nostro progetto è cambiare piano piano il mondo del calcio, che non è soltanto lo sport più praticato al mondo,
ma è il più grande fenomeno sociale di massa che c'è in Italia, in Europa e nel mondo. E crediamo che sia per molti aspetti diseducativo, per i suoi esempi ovviamente di agonismo esasperato, di violenza, di corruzione, di valori molto negativi come il razzismo, l'antisemitismo e la divisione sociale. E noi crediamo che col tempo abbiamo fatto un progetto 17 anni fa con il calcio sociale per portare delle regole che possano portare nel mondo del calcio l'incontrario, l'inclusione, l'accoglienza, la partecipazione e la giustizia. È stato un percorso difficile, ci prendevano per pazzi 17 anni fa, ma adesso il progetto sta crescendo, sta andando in Italia, in Europa, adesso stiamo cercando di uscire dall'Europa e l'idea è adesso anche di intervenire e fare appunto una scuola calcio prototipo che sarà la Miracoli Football Club, che nascerà a Corviale e che avrà quel campo per cui i ragazzi di Corviale potranno giocare fino a 40 anni se vorranno nei campionati federali. E grazie al sostegno appunto delle istituzioni della regione, delle fondazioni, delle aziende, riusciamo a permettere che tanti ragazzi di Corviale possano stare in questo posto a fare studio assistito, a fare un supporto psicologico, a fare i compiti, a giocare, a fare attività di calcio sociale in campo e fuori dal campo, quindi attività di cittadinanza attiva, attività di partecipazione e quindi impegnarsi per cambiare quel posto. Abbiamo recuperato questo posto e, come diceva il presidente Zingaretti, era in mano alla criminalità e vogliamo e speriamo che tutti quanti insieme veramente possiamo costruire altre oasi di legalità e di bellezza anche dentro il palazzo e fare diventare veramente questo palazzo un grande esempio di riqualificazione urbana e sociale. E per noi è molto importante la concretezza. Quindi la nostra battaglia, la nostra forza, sul cancello c'è scritto: quando entrate qua dentro vince solo chi custodisce. Per questo noi siamo felici fin dalla nostra nascita 17 anni fa di essere ACLI, perché custodire significa custodire per noi la partecipazione, la bellezza, la democrazia e la giustizia, e per farlo dobbiamo realizzare queste cose concretamente. E noi facciamo spesso un tema sulle C a Corviale, no? Campo dei Miracoli, Corviale, calcio sociale, cambiamento, corresponsabilità. Ma poi c'è una parola importante che è concretezza. Le cose le devi fare, le annunci, partecipazione, corresponsabilità, coprogettazione, ma poi le cose vanno fatte e soprattutto devono avere un'altra C che è fondamentale: la continuità. Quindi oggi ringrazio le ACLI, tutti quanti, perché stare qui oggi significa sospingere, respirare, dare carne alla continuità, perché questi posti non devono essere delle meteore che aprono e chiudono, come in tante realtà purtroppo è successo, non solo a Roma, ma questi posti devono avere la forza di continuare a andare avanti. E per fare questo servono momenti come questo, e serve la partecipazione, serve l'idea e serve la presenza. E quindi lo stare qui oggi vostro, da tutte le parti d'Italia, è un contribuire alla vita di questa speranza. Dare speranza veramente al sogno di tanti bambini che mentre voi state qua stanno giocando sui campi. Grazie a tutti. Grazie Massimo Vallati. Grazie davvero per questo intervento. Adesso sentiamo Adriano Sias, presidente di Inquilini di Corviale. Allora, grazie innanzitutto per questa giornata in cui forse non siamo più abituati alla complessità. Zero Calcare, faccio una delle citazioni, faremo anche qualche citazione. Zero Calcare dice che la complessità è il grande rimosso di questo tempo. Trovo che sia una delle cose più azzeccate, che è la fragilità della nostra società. Io credo che la complessità è alla base di quello che abbiamo vissuto in un anno e mezzo con il rapporto, adesso andremo a,
diciamo, descrivere quello che è stato il lockdown anche nella partnership della rete Corviale, in cui Agile è stata fondamentale, ma la complessità è anche, lo descriverà bene Pino, l'approccio che da 12 anni dà Corviale domani e che è aggiunta ai risultati, insomma, che poi ci spiegherà bene l'assessore Valeriani dirà. Io credo, a proposito di bellezza, una delle immagini più belle, e poi parto da qua, una delle immagini più belle per me artistiche è la Madonna dei Pellegrini a Sant'Agostino. La Madonna dei Pellegrini a Sant'Agostino vede Maria di fronte a due pellegrini, e la cosa che colpisce nel 1500, in quell'epoca, è che i pellegrini hanno i piedi sporchi e Maria mette esattamente là, nello sporco, i suoi piedi. Condivide esattamente la fragilità, lo sforzo. Io credo che questa sia una chiave che esattamente in questi due anni ho vissuto e ringrazio, che ha visto il nostro rapporto, in cui veramente Agile, io ringrazio, vi faccio il nome anche Giulia, ringrazio Alessandra, ringrazio tutte, in cui in questi due anni, all'indomani del lockdown, abbiamo sviluppato una rete che, devo dire, ogni tanto ce lo possiamo dire, è stato un esempio per Quama, è stato un esempio per il municipio. È stata una rete che ha visto coinvolte 8 associazioni, in cui ha visto, poi ringrazieremo anche Don Roberto quando ci andiamo, ha visto la centralità della parrocchia, ha visto laici, ha visto cattolici, ha visto tutti esattamente, calcio sociale, distribuzione al Mitreo, tutti senza neanche il primo inter pares, tutti piegati su quei piedi, possiamo dire, fragili come quelli dei pellegrini. Abbiamo fatto riunioni di continuo, abbiamo aperto posti anche contro la legge a marzo e aprile, facendo venire le persone che non capivano, abbandonate dalle istituzioni, come si faceva la richiesta dei buoni spesa, e poi sono state abbandonate dalle istituzioni, e qua si potrebbe aprire una polemica che non mi va. Abbiamo ragionato persona per persona. Io devo fare un grandissimo... mi ha stupito la cura dei particolari del settore di Agile Roma. Forse questo lo dico perché è quasi composta al femminile, e c'è una cura che noi maschietti, diciamo, non abbiamo. Però questo, la cura su ogni persona, condividere anche la possibilità dei sogni di ogni persona, il riscatto. Sono emersi dei progetti che non ci immaginavamo all'inizio. C'è stata una costanza su ognuno che ha portato anche il cantiere che è stato presentato da Agli a capire quello che serviva, lasciandoci trascinare da ogni storia, non come sommatoria, ma come veramente tutti delle pennellate di un quadro che noi vogliamo che sia il più bello possibile. Quindi questo... in un anno e mezzo ci ha fatto sviluppare l'emergenza educativa. Agli ha aperto, per esempio, insieme a noi poi l'abbiamo continuato, un dopo scuola, così ha fatto Massimo, ci ha fatto scoprire che la grande emergenza è il lavoro. E l'insicurezza, l'emergenza c'era prima, ma io tengo a sottolineare che c'è un passo successivo in questa fase. A me mi ha colpito Giampiero quando dice: guarda Adriano, il pacco non mi serve più, va bene Giampiero, io vado oggi a lavorare, quanto ti danno? 30 euro. Tu dici: va a cambiare 7 ore, ma io devo occupare quel tempo. C'è un salto adesso in quasi il favore, la mancanza di dignità anche nel regarsi, in cui noi dovremmo dare una risposta. Non è possibile che una persona sia contenta di andare a lavorare 6 o 7 ore per 30 euro. Questo c'è, in queste periferie ci sarà un abbandono da quel punto di vista che è enorme, e noi dovremmo costruire risposte. Io devo dire che nella regione, nelle istituzioni e nella comunità, questo approccio complesso, approccio di mettersi seduti a tavolino, lo stiamo costruendo.
il che dà due meriti, uno alla comunità, perché io invito anche veramente a guardare chi ha costruito il masterplan. È completamente altro, come dice Irene, rispetto alla stereotipia, allo stereotipo della, anche della cultura bassa che c'è in periferia. Ci stanno professionisti, c'è un cammino lunghissimo e ci stanno grandi professionalità e grandi ricchezze. E l'altro, la regione, che ha fatto un qualcosa che non sia scontato, perché noi abbiamo fatto incontri ogni settimana, ci ha messo la segreteria a disposizione, ecco, ci ha messo personale a disposizione con un cammino che è in divenire. Noi, quindi, io spero, non la vorrei far tanto lunga perché poi Don Roberto si arrabbia e ci aspetta anche in parrocchia. Un altro punto, ringrazio la parrocchia, perché a trovare una parrocchia così aperta, che ci ha aperto le stanze, ma ha condiviso anche i suoi poveri, e questo lo diceva la professoressa prima, la condivisione del farsi comunità, la Chiesa aperta, è un grande problema della Chiesa, italiana e non, Papa Francesco lo dice bene, ecco, trovare tutti questi elementi vuol dire che è un quartiere vivo, è un quartiere con tante, diciamo, sogni da condividere e che è pronto per questo rilancio. Invito solo a pensare, vado veramente verso la conclusione, questo è un quartiere assai diverso da quello che vedete sui giornali. Qua partiamo da 8.800 persone a 4.100 persone, partiamo quasi tutti anziani. L'idea della periferia veramente stereotipata non c'è. È un problema che si sta affrontando dopo 30 anni, che bisogna riandarci dentro al palazzo. E devo dire che questo, la faccio breve, poi veramente Pino lo racconterà, ci stiamo andando e stiamo andandoci sentendo ognuno. Quindi io spero, anzi, sono certo che noi abbiamo gettato le basi per un esperimento che in Italia non è paragonabile. L'abbiamo fatto senza accorgercene durante il lockdown, perché trovare così tante associazioni che collaborano senza gelosie non è facile, tant'è che abbiamo esportato questo modello al Trullo, questo modello a Maiana, perché si sono aggregati e abbiamo fatto un qualcosa che è diventato di quadrante senza le istituzioni. Io sono convinto che c'è tutto, guardate la ricchezza di Corviale, guardate il master plan, guardate le cose che avvengono, state un po' più lontano dalle stereotipie dei giornali, per favore, perché questo è l'augurio e noi continueremo. Pavel Floreschi, che è stato un grandissimo pensatore, uno dei più grandi pensatori, diceva: non perdetevi nell'approssimazione si può perdere una vita. Ecco, noi qua le cose con approssimazione non ci possiamo permettere di farle, non le vogliamo fare, il nostro è un approccio complesso e vi chiedo e chiedo a tutti noi di guardarlo e di non guardare anche le periferie con approssimazione. Grazie. Grazie. Grazie Adriano, adesso lascio la parola a Pino Galeotto, presidente di Corviale Domani. Io sono il più anziano del gruppo, quindi no, fatemi dare una battuta, perché io, se non faccio le battute durante gli incontri, non mi sento bene, lo dico subito. Quindi può essere che dico una battuta imbecille, può essere una battuta normale, può essere una battuta che, diciamo, che ci fa fare un mezzo sorriso o ci fa, come si dice a Roma, ci fa pure incazzare. Va bene? Quindi ho fatto tutto lo scibile. Allora, quando ho letto che l'invito che mi ha mandato Giulia, e quindi ringraziare anche Marica nel gruppo. Scusami. Allora, ringrazio soprattutto Lidia, che ha creduto in questo che stiamo facendo. Ovviamente ci siamo verificati e testati rispetto alle questioni. Ci aspettiamo da Lidia anche una risposta positiva su un ulteriore passaggio che le Agli possono fare in questo contesto, che è un contesto che
poi dico solo le parole chiavi, non mi allungo molto. Però ma che gli dico sulla bellezza di Corviale? No, io quando sono arrivata la prima volta a Corviale, abito qui, è come se mi hanno dato un cazzotto sullo stomaco. Così. Allora, mi sono preso il dizionario di tutti i mostri. Ti dice tutti i mostri. Dice sì, fammi vedere il serpentone con chi deve competere. Ecco, allora, mi sono messo e ha rivinto una volta Godzilla. Godzilla ha rivinto rispetto a sta cosa. Quindi noi abbiamo sostanzialmente sfidato Godzilla. Quindi, detto questo, come elemento di perché uno si innamora della bellezza. Io mi sono innamorato della bellezza di Corviale, quando abbiamo cominciato nel 2008 e ci hanno preso per marziani, no? Dicevano, ma siete dei pazzi, ma che volete, eccetera, eccetera. Io vi posso raccontare la storia, ma non ve la racconto, ve la stringo molto. Il tema era, ma chi vo fa? Ecco, questo era, no? Dopo è venuto tutto il resto, eccetera. Sono 12 anni che noi stiamo sul pezzo, E lo slogan di Corviale è la... diciamo così, quello di Papa Francesco, no? La realtà si vede meglio dalle periferie. Bene, questo era. E il secondo tema che rivendico di essere uno di sinistra, larghissima, quindi non... un tema sottovalutato, sempre sottovalutato, è il rispetto delle regole. Se non c'è il rispetto delle regole, non si fa nessuna rigenerazione urbana. Questi sono stati i nostri due fari. Tra noi tutti in Italia, nord e sud e centro, il tema delle case popolari con la gestione è stata una cosa disastrosa. Corviale non è San Basilio, ma ha alcuni tassi di mancanza di sicurezza. Qualcuno di noi ha provato sulla pelle questa questione qua, non è che abbiamo ancora vinto, nel senso eccetera. C'è un problema di riappropriarsi del territorio. Per questo si coniuga con la bellezza di poter fare un territorio. Noi abbiamo 1.350 ettari di parco. Noi abbiamo pensato al PNRR, no? Corviale è il nostro master plan, nasce, che poi l'abbiamo chiamato piano operativo, perché se no sembriamo troppo intelligenti, no? Dice che fate un master plan. Di solito poi i master plan si fanno poco, quindi chiamiamolo col nome e cognome. Abbiamo fatto un piano operativo, ci abbiamo lavorato un anno, circa un anno, sono intervenuti circa 200 persone sui cantieri che abbiamo aperto di discussione. Non è stata una cosa così inventata. Quindi conoscevamo il territorio, siamo stati convinti che si poteva fare e da dove dovevamo approcciare. Quindi noi abbiamo messo il tema della sicurezza al centro della discussione. Uno. Qui io ho letto le parole del vostro documentino. Formazione. A Corviale bisognerà fare formazione. Perché se noi facciamo l'efficientamente energetico, no? C'è bisogno di una consapevolezza, e la consapevolezza si fa con la conoscenza. E l'efficientemente energetico che significa? Significa, io dico un po' brutale, mette i soldi nella saccoccia delle persone, di quelli che hanno poche possibilità di lavoro, formazione. Il lavoro, il terzo settore. Noi saremo la più grande comunità urbana d'Italia. E che significa questo? Significa che abbiamo capito l'economia circolare, l'economia della cura, il sostegno l'hanno chiamato domiciliarità, lo leggo se non ben cacaglio,
Ecco, è l'infrastrutturazione. Noi stiamo sul pezzo, sulla rigenerazione del territorio. Guardate, e la politica che ci ha fatto molti danni ci ha fatto la politica, quindi noi diciamo che abbiamo retto a 4 tsunami, quindi va bene, no? Quindi, allora, vado a chiudere. Noi stiamo applicando nell'atto d'intesa l'articolo 55 del codice del terzo settore e stiamo approvando come sperimentazione la sentenza della Corte Costituzionale che dice che il terzo settore, le cooperative di comunità e le APS sono uguali, istituzionali e riconosciute tali. Noi stiamo facendo questo tipo di sperimentazione e questo, secondo me, è uno dei temi più importanti da affrontare in modo diretto, facendo un discorso anche di sviluppo economico, perché noi ci siamo studiati il territorio, lo ripeto. Quindi qui, tra le altre cose, personalmente, che abbiamo cominciato io e Mauro, mio amico Mauro Martini, che è stato un dirigente bravissimo, quando ci siamo approcciati a dire che facciamo, no? Perché, allora, una volta ai tempi miei, perché sono il più vecchio di tutti, se facevano le inchieste, se conosceva, noi ci siamo messi le scarpette, i scarponcini, abbiamo girato il territorio e abbiamo capito che si poteva fare, perché questa comunità, indipendentemente da quello che era, no? Da quello che uno immaginava, si era auto già rigenerata. Noi abbiamo messo in moto un meccanismo. Io non mi voglio appropriare della storia e diciamo così, e delle capacità che il territorio ha avuto in se stesso, no? L'unica cosa che, siccome vengo da una facoltà e si chiama sociologia e l'ho fatta pure a Trento, tanto per essere chiari, allora qual è il tema? Che la bellezza si deve coniugare con tutta questa roba qui e abbiamo bisogno che l'istituzione, la politica su questo è arretrata. Noi qui possiamo fare, no? Un piano, il master plan, una economia di territorio. Ci abbiamo 8.000 studenti intorno qui, ce lo siamo studiato bene questo territorio. A Corviale abitano, se possono fare, abbiamo messo nel master plan di costruire 300 nuove abitazioni, perché non si può vivere uno solo in 100 metri quadri. È logico, faremo le case della comunità, faremo la medicina, la telemedicina, eccetera, eccetera. Questo è dire poi rigenerare il territorio. E rivendichiamo, e chiudo, che noi non abbiamo fatto venire la cavalleria a chi era ministro degli interni come per fare in modo che bisognava sgombrare il quarto piano, che nessuno pensava che lo avessimo mai sgombrato. L'abbiamo fatto in maniera che la gente usciva e l'altra entrava, e così piano piano. E abbiamo già, sono stati già consegnati circa 60 appartamenti, ma noi ne vogliamo fare anche 280, perché ci dobbiamo fare gli giovani, ci dobbiamo portare il sangue nuovo in Corviale, perché se no Corviale muore, c'ha 40 morti all'anno, 50, no? Significa che si depapora ulteriormente, si depapora in termini strutturali e in termini sociali. Noi stiamo legando, e chiudo, vi ringrazio per l'attenzione, stiamo legando l'urbanistica insieme alla coesione sociale. Questa roba deve camminare insieme con la cultura, ieri abbiamo fatto un bellissimo incontro di cultura, con la cultura, abbiamo salvato il Mitreo che volevano chiudere, un presidio culturale. Qui abbiamo delle amministrazioni proprio totalmente assenti, fanno i bandi come se fossimo noi che dovete costruire un palazzo. Ma questa è un'altra storia, ci stanno i beni immateriali, ci stanno i beni relazionali, ci stanno tante altre cose che noi dobbiamo come terzo settore rivendicare. E chiudo, lo ripeto, noi faremo in modo che questo accolga il maggior numero di persone possibili.
in questo discorso che faremo aperto e che tenderemo di incontrare altre realtà. Io sono, diciamo così, dispiaciuto quando ci dicono ma voi a Corviale siete voi. È un, diciamo così, io non sono d'accordo che Corviale debba rimanere solo. Non è così che si fanno le cose. Mi dispiace, non mi sento gratificato, mi sento che siamo indietro e dobbiamo recuperare la speranza, la bellezza e il fatto di poter vincere la serie di battaglie per quelli che stanno ultimi e penultimi. Grazie. 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 Io ho iniziato ringraziando gli organizzatori che mi hanno voluto invitare a moderare questa tavola rotonda e termino ringraziando i relatori perché veramente ognuno in maniera diversa, con il timbro di voce, la dottoressa sociologa, il calcio sociale, tutte queste realtà che abbiamo sentito, mi hanno veramente un pochino aperto gli occhi e io devo confessare una cosa, è la verità, non ero mai stato a Corviale in vita mia, insomma, lo confesso, insomma. Vivevo nei Sette Colli, no? Nei Sette Colli e pensavo che mi bastasse questa cosa, perché poi uno, così, delle volte non sente neanche il bisogno, no? Vivevo nell'approssimazione, vivevo nella superficialità, pensavo che mi bastasse stare al centro di Roma. E mi viene in mente una battuta che ha detto Papa Francesco in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, pensate, a gennaio, ha detto chi vince non sa quello che si perde. Ecco, ed è vero, io pensavo di vincere, uno che sta al centro di Roma pensa di aver vinto, no? Però devo dire che Papa Francesco non solo fa le battute, colpisce duro e te cambia anche la vita, perché io da 2 anni e mezzo sono stato preso, insegnavo religione a scuola, facevo una vita di trincea, però, come dire, per me tranquilla, nel senso che dopo 18 anni avevo imparato un pochino come si faceva, e mi ha preso e mi ha fatto vedere i Corviale di tutto il mondo. Cioè io, venendo qui, guardando il palazzo, ho avuto un déjà vu, e 10 giorni fa, esattamente 10 giorni fa, stavamo in Slovacchia, in una periferia, nel quartiere, non nel campo Rom, nel quartiere Rom. È stato uno dei momenti più intensi, più toccanti, con questa musica meravigliosa e il Papa così immerso tra la folla. Ho capito l'importanza, che poi è quella fondamentale, l'annuncio del cristianesimo, è questo, della presenza, no? Dello starci, dello stare. E oggi mi sento, insomma, che così vi devo ringraziare perché mi avete portato qui. Come si dice a Roma, al solito cascè. Ah sì, certo. Adriano, sia Sinquilini Corviale, citava giustamente quel capolavoro tutto romano della Madonna dei Pellegrini di Caravaggio che è andata a Sant'Agostino, una chiesa bellissima, e quel quadro è vero, no? I piedi sporchi così. E io sto ormai da 2 anni e mezzo in un altro colle, il Colle Vaticano, che è importante perché lì c'è un pescatore che c'è morto crocifisso a testa in giù, il Messia sconfitto, cioè proprio, come dire, l'abbassamento più totale, e lì dentro, se voi entrate nella Basilica, che insomma la Basilica di San Pietro con la bellezza ha qualcosa a che fare, è così, è quasi ti stordisce. Cioè, appena entrate sulla destra, voi tutti i romani lo sanno, anzi direi soprattutto tutti i turisti lo sanno, c'è la Pietà di Michelangelo, un altro Michelangelo. E colpisce sempre, no? Ha a che fare con la bellezza, però colpisce una cosa, forse di sicuro ci avete fatto caso, che Michelangelo a un certo punto quella l'ha fatta a 24 anni, insomma 25 anni, ed è perfetta. Cioè, no, se aggiungi un grammo di marmo è di troppo, la rovina. Poi però ha passato tutta la vita a fare altre pietà. Questa cosa è, secondo me, molto significativa. E l'ultima l'ha fatta quasi a 90 anni, prima di morire, si è andata a Milano, c'è la Pietà Rondanini, che se uno la vede dice, vabbè, questa l'ha fatta all'inizio e la pietà, quella di San Pietro, l'ha fatta per ultimo, perché sembra la bozza, sembra il bozzetto, sembra tutto accennato, no? Sembra un... E invece c'è una grande verità, secondo me, in tutto questo. Cioè, lui è andato piano piano
Cioè, ci hai ricordato che la bellezza ha a che fare con l'imperfezione, con l'incompiutezza in qualche modo. Non a caso Papa Francesco ci ricorda che Cristiano è l'uomo dal pensiero incompiuto. Allora, questa cosa qui vuol dire che noi dobbiamo riuscire non a drogarci di bellezze inesistenti, astratte, paradisiache, no? I paradisi che esistono sulla terra sono quelli artificiali, la droga, o quelli fiscali, che sono peggio della droga. Cioè, noi dobbiamo invece attraversare, no? E impolverarci come i piedi dei pellegrini, attraversando tutte le strade, e per me anche quelle di Corviale, per capire che poi questa bellezza ha a che fare con la nostra apertura, con la nostra capacità di fiducia e di speranza e di accoglienza della realtà e degli altri, quindi essere in qualche modo incompiuti, non illuderci di essere arrivati, di essere appunto un abitante dei sette colli. Quindi questo mi sembra di poter tirare, è molto personale, ve lo dono come mio pensiero molto piccolo e personale, che però forse coglie, spero, qualcosa di utile e di universale per tutti voi. Quindi ringrazio ancora Emiliano Manfredone, a cui non so se devo lasciare la parola, no, al parroco, al padrone di casa, il più importante. Quindi ringrazio i relatori e tutti voi, alla prossima, arrivederci. Posso dire, Lidia, scusa, possiamo mandare a chi vuole il nostro PNRR, il piano operativo, diciamo... No, ma tu ce l'hai, Però io te lo rimando, vabbè, ho capito. Grazie. Pronto? Ok. Il parroco lo dobbiamo raggiungere, non sono io, come penso che molti di voi sappiano chiaramente e anche rapidamente, quindi davvero pochissime note logistiche. Per raggiungere la parrocchia all'uscita dal cancello troverete comunque personale della società National Service che ci sta coadiuvando i lavori di queste giornate. Bisognerà girare a destra e percorrere tutto il viale che costeggia l'edificio di Corviale. In fondo troveremo la parrocchia.